Buonasera, Buonasera, ben buonasera. arrivati, benvenuti a Time to 40K, volume 2. Allora, questa non è la prima sessione, la prima puntata che voi vedete andare in onda, c'è stato un talk, ma permetteteci di fare una presentazione per tutti quelli che magari non hanno seguito il talk e quello che si è detto qualche giorno fa. Allora, intanto è passato più di un anno dalla prima edizione, che è stato un po' appunto l'inizio di questo progetto a lungo termine che è Time to 40K. E finalmente siamo arrivati, dopo mesi di durissimo lavoro, a narrare questa storia, questa avventura alla quale parteciperanno tante, tante persone per un bel po' di episodi. Durerà praticamente 2 mesi la messa in onda di tutto questo progetto, che appunto ci vedrà vagare nell'oscurità nella tetra oscurità del 42esimo millennio. Allora, per chiunque fosse su questi schermi e non sapesse chi sono queste due facce che ora stanno parlando in questo momento, io sono Samael, Federico, porto su YouTube, sul mio canale omonimo Samuel of Ultramar, contenuti a tema Warhammer 40.000, nello specifico gameplay di videogiochi vari e principalmente lore, in ordine cronologico e rigorosamente maniacale. E sono anche un appassionato di GDR, al quale mi ha introdotto il brutto ceffo qua al mio fianco, Antonino Venuti, il master di Time to Dice, che assieme a noi due e altre persone abbiamo creato. In realtà c'è anche un'altra persona che fa parte di Time to Dice in questo momento, ma non è con quella carica qui. Ci arriviamo, non si Salve, io sono preoccupi. la tua scimmia volante. Va bene. Io e Antonino abbiamo in questi mesi organizzato Time to 40K 2. Lo abbiamo fatto però non solo in due, l'abbiamo fatto in tre. A tutto questo ha preso parte anche Francesco Bran, che è il traduttore ufficiale di Wrathenglory, che è il sistema che andremo a utilizzare, e appunto ha dato una mano a scrivere, ha preso parte effettivamente alla scrittura delle sessioni assieme a Antonino. Io ho organizzato e loro hanno scritto personaggi, storie e quant'altro, e lui mastererà anche un altro dei tre parti che voi avrete modo di vedere, in questi episodi. Allora, passiamo agli ospiti. Nino, inizi tu? Sì, Ci inizio io, presenti. grazie, mamma mia. Allora, io vi presento Paolo di Cosy's War. Paolo è un amico, in primis, una persona che già avete visto sugli schermi di Time to Dice, ha partecipato all'ultimo card di Termidoro, masterata da Andrea, che vedrete anche all'interno di Time to 40K. Sul suo canale si occupa di tutto il lato wargame legato a Warhammer, sia Fantasy che 40.000. Paolo, prego, presentati, fai un saluto, un abbraccio. Sì, no, in realtà hai detto bene o male tutto. Sono Paolo, il canale che ho con mio cugino si chiama Cosy's War Italia. E sì, trattiamo quello che è la parte wargame, diciamo a largo spettro dei giochi Casa Games Workshop, quindi tutto quello che va da Age of Sigmar a 40.000, adesso con The Old World e quant'altro. Abbiamo anche qualcosina che copre altri wargame di altre case, però diciamo il grosso della ciccia che trattiamo sono i giochi di Games Workshop. Signori, voi ve lo ricordate che cosa ha fatto l'anno scorso Un Paolo? Io avrei paura casino. per quello che potrebbe combinare quest'anno. Vai Fede, vai col prossimo, vai. Allora, il prossimo che introduciamo da destra a sinistra, abbiamo preso questa direzione, è Angelo, Angelo di Chello. Angelo, se qualcuno lo conosce, che nel mondo delle miniature sicuramente lo conosce, è una leggenda del miniature painting. Lui, un uomo che ormai si va verso, non la voglio più fare, diciamo si va oltre i 65 Golden Demon vinti, che è una 72. competizione. Come? 72, io ero rimasto a 67, ma è colpa tua che non li hai aggiornati allora sul tuo profilo, perché sul profilo c'è No, scritto non li ho 67. aggiornati. Ecco, e allora dovevi aggiornarlo. Mi scuseranno in questa maniera. 72 Oltre Golden 70, Demon. allora non l'ho gufata, si andrà verso gli 80. Golden Demon 20. Una leggenda, e abbiamo avuto appunto piacere di prendere comunque una colonna portante del mondo del modellismo, anche di Warhammer, per farlo giocare qua assieme a noi. È un appassionato di
di GDR e sappiamo che ha delle grandi qualità da ruolatore, ecco, da interprete. Mi ricordo che al top lane Nicola De Gobbis mi fermò e mi disse: ma avete Angelo Di Chello dentro Triumph 40K2? E io gli dissi sì, perché? E lui mi disse semplicemente: buona fortuna, e se ne andò. e io: ok, va bene. E quindi questa è la... E Nicola è una persona elegante, quando giochiamo insieme generiamo delle belle memorie. Ma... comunque, Angelo, se hai qualcosa in più da dire, prego, è il momento. Intanto grazie a voi di avermi avuto, nonostante la mia normale avversione per 40.000. No, sto scherzando. 40.000 a me piace, ma mi piacciono le cose vecchie del 40.000. Che dire, dipingo da quando avevo 9 anni, non ho mai smesso. E come gioco di ruolo generalmente io sono dall'altra parte, nel senso che masterizzo, ma normalmente Warhammer Fantasy Roleplay. Ho praticamente fatto tutte le edizioni, mentre la mia unica esperienza col 40.000 si ferma a Dark Heresy, la prima edizione. Ho apprezzato anche la seconda, devo dire la verità, però da allora ho dovuto bilanciare. È un buon modo per riapprocciarsi a tutto quello che riguarda il GDR di Warhammer 40.000 Wrath and Glory, un buon entry point. Tra l'altro, ci siamo dimenticati di dire che anche Need Games in questo modo sponsorizza anche Time to 40K. Need Games aggiungerà il codice sconto che dovrebbe spuntare da qualche parte, sempre qui. Ciao ragazzi di Need, grazie di tutto, come sempre. Sì, verrà sicuramente spammato in chat, ci sarà il messaggio, quindi lo trovate lì, cliccate e avrete il vostro sconto. Tutto il resto. E andiamo adesso con Luminiatures. Ovviamente membro di Time to Dice come prima cosa, Yannick Sinner delle miniature in Italia, lo possiamo dire, io lo dico. Allora, lui in primis è una delle mie migliori amiche, si può dire. Questa è forse la carica più importante all'interno di tutta questa ambaradam. È ovviamente pittrice, ruolatrice, è nostra persona che tiene insieme questo gruppo di pazzi che è Time to Dice. Fa il collante di buon senso. Esatto, Ludovica è quell'edulcorante che c'è in tutto questo acido che è, che è Time to Dice. Lu, prego, presentati, credo ti conosceranno già. Vabbè, chi segue il canale mi ha visto già magari un po' di volte, perché gioco con i ragazzi tutti i mercoledì sera, però appunto sono Lu, piace dipingere le miniature, li ho conosciuti dipingendo le miniature per Time to 40K1 e sono contenta di partecipare a Time to 40K2. Anche detta nel primo Time to 40K la volta gabbana, hashtag la volta gabbana. Non spoileriamo, che magari qualcuno si mette curiosità e vuole andare a rivederselo. Esatto. Allora, c'è rimasto Lorenzo Fantoni. È un problema di scrivere Fantoni, perché siamo qua un quarto d'ora. Allora, è giornalista, scrittore, autore TV e c'ha il blog. Di tutte ne fa. C'ha le sue rubriche sui social dove parla di tutto il mondo nerd del giornalismo, di tutto fa Lorenzo. È difficile darti un'etichetta, come faccio? Infatti è il mio più grosso problema, no, beh, nel senso, io sono semplicemente un giornalista che fa troppe cose, quello sì. Mi piace molto Warhammer, mi è sempre piaciuto fin da ragazzino, quando mi è capitato tra le mani la seconda edizione, quella insomma, quella classica che hanno un po' provato tutti, poi l'ho lasciato più grande, ho ripreso recentemente, qualche volta riesco anche a giocare, ogni tanto a dipingere male le mie miniature, rispetto a voi sicuramente molto molto male, e nutro per Warhammer una grandissima passione, soprattutto per la lore, per tutte le sue cose assurde, stupide, bellissime e divertenti che adoro. E per quanto riguarda i giochi di ruolo, sono sempre stato uno che giocava a Cyberpunk fin da ragazzino, qualche volta a Dungeons and Dragons, però ecco, fondamentalmente sono uno che si tiene impegnato, diciamo così, forse anche troppo impegnato appunto, quindi sono molto contento qui di essere qua e di partecipare a questa cosa, perché è un'esperienza nuova e io purtroppo ho proprio bisogno fisico di esperienze nuove, quindi vediamo come va. Andatevi a recuperare il reel che fa Lorenzo su Warhammer 40.000, perché sono esattamente l'appassionato di Warhammer 40.000 che va a rompere, non si può dire, non lo diciamo,
agli amici spiegandogli: tu lo sai che io seguo il più bello universo narrativo che esista, esatto, della, della terra, hai capito? E quindi infatti la mia rubrica è cose di Warhammer 40.000 che dico per allontanare, allontanare le persone. Esatto. Esatto. Allora, sicuramente adesso staranno già passando, saranno già passati e continueranno a essere spammati per tutta la, la, la sessione i Linktree che portano ai canali social di tutti i partecipanti o tutti i loro canali sui quali producono i loro contenuti, quindi buttategli un occhio, sono sicuramente eterogenei per quanto riguarda i contenuti, ma tutti hanno questo filo rosso che è comunque Warhammer e questa passione per il GDR. Che paroloni che utilizziamo, filo rosso, pare che siamo studiati. Filo rouge, preferibile. Filo rouge, mamma mia. Oh, è cultura, livello, è cultura. A che livello. Allora, permetteteci un ulteriore cappello introduttivo. Ma che è sto Time to 40K? Che cos'è? Ce ne avete già parlato, l'abbiamo, lo leggiamo nel titolo, l'abbiamo visto sui social, che cos'è? Nasce come un'idea di fare una sorta di festival a tema 40.000, tutto online, che includa i maggiori content creator di Warhammer e Warhammer 40.000 nello specifico. L'anno scorso è stato questo, quest'anno è stato un andare un po' oltre, no? Cioè creiamo un evento basato su una campagna di gioco di ruolo, e sia quello appunto il suo evento principale, il suo nocciolo, ma stavolta includiamo anche personalità che sì, hanno un piede in Warhammer 40.000, magari hanno anche un piede all'esterno, nel mondo del GDR generalista, nel mondo del giornalismo, delle miniature, di qualsiasi altra cosa, di, vedrete insomma nelle prossime puntate, nei prossimi episodi. Però ecco, questo faremo, ruoleremo, vi racconteremo una storia, unendo il nostro amore per l'ambientazione a quello per il gioco di ruolo. Le sessioni non saranno, cioè andiamo in live adesso su Twitch, ma sono registrate, quindi voi adesso state guardando una replica. Oggi è il 4 aprile, quindi ce la siamo presa abbastanza larga, probabilmente sarà settembre adesso quando voi vedrete questo. Quindi non potremo interagire direttamente con voi, anche se buona parte, immagino, saremo in chat a vedere, poter scrivere, insomma, e commentare questa replica assieme a voi. Le sessioni saranno ricaricate domani, cioè per voi domani, il giorno successivo, sul mio canale YouTube Samael of Ultramar, sicuramente starà passando il link, le troverete lì appunto dal giorno successivo. Allora, ultima informazione prima di partire, gli artwork che voi vedrete di tutto Time to 40K sono stati disegnati da Mario Del Pennino, che oltre a essere un artista incredibile, che ha lavorato con mezzo mondo, Disney, Marvel, Panini, Games Workshop, eccetera, è anche un partecipante di Time to 40K, lo vedrete in un altro party. La sigla che tra un po' ascolterete è di Supernova Collective. La soundtrack, invece, che ascolterete durante le nostre sessioni, è una gentile concessione di Legio Sinfonica. Chi conosce un po' il mondo del 40.000 sa che, insomma, è un nome pesante che fa soundtrack originali, ufficiali, per alcuni prodotti di Games Workshop. Questo ci riempie di orgoglio anche, insomma, poter collaborare con i ragazzi di Legio. Gli overlay, di cui adesso voi vedete il primo, sono stati realizzati invece da Linert e Mirage, realizzati, disegnati da Linert e animati da Mirage, due artisti talentuosissimi, vi lasciamo qua il loro link. Un ringraziamento va ai nostri mod Campa, Joe e Made in Casa Gentile, Marco, senza i quali tutto questo sarebbe stato sicuramente più difficile da realizzare, e che ci sopportano e ci supportano come Time to Dice e come Samuel. Sappiate che siete delle mie persone preferite sulla faccia della terra, mod. E adesso comparirà a schermo per voi invece il calendario qua sotto, lo mettiamo in editing, perché ancora non sappiamo esattamente le date, ma voi adesso le state leggendo, le vedete qua, le trovate sui social, sicuramente le avremo spammate all'infinito, quindi basta andare su un qualsiasi social, Time to Dice, Samael, eccetera, troverete tutto il calendario per iscritto, ce l'avrete qua e ce l'avrete a fine sessione, quindi non sapere la data delle live non è una scusa per non esserci e non prendere parte a questa avventura.
Bella, bella questa cosa, un po' draconiana, tipo il codice draconiano, cioè ti diamo tutto quello che ti serve e quindi tu zitto e guarda. Vero, è una mossa a Kansas City, questa me l'ha insegnata. Esatto, bravissimo, tipo il codice di Hammurabi, no? Cioè non sapere la legge non è più una scusa, ok. Allora, l'ultima introduzione, dobbiamo ringraziare il nome che leggete sopra di me. Perché? Perché organizzare tutto questo ha avuto i suoi costi. Tutte questi artwork, queste opere d'arte, perché lo sono, siamo sinceri, sono state permesse dal finanziamento di Ars Manufactoria. Ars Manufactoria, chiunque conosca Warhammer 40.000 sa che tipo di sito sia, sa quanto ci si spende volentieri e quanto sia inaffidabile una garanzia. Quindi un grosso ringraziamento a loro che fanno da partner. E per l'appunto abbiamo realizzato un paio di consigli per gli acquisti. Ti sta piacendo questo Tento 40K? Sappi che il merito è anche del nostro partner Ars Manufactoria, il più grande store italiano di modellismo e wargames. Qualità, rapidità, affidabilità, una gamma di prodotti vastissima e soprattutto prezzi sempre convenienti. Potrai trovare tutto quello che riguarda Warhammer 40.000, dagli starter set alle singole miniature, dai regolamenti ai codex, persino gli elementi scenici e tutto quello che può servirti per coltivare la tua passione per questo hobby. Horus Heresy, Kill Team, Legions Imperialis, Blood Bowl, Necromunda e tutto il resto che Mamma Games Workshop produce per la gioia dei nostri portafogli. Ovviamente, Ars Manufactoria include nella sua gamma non solo Warhammer 40.000, ma potrai trovare anche i prodotti di The Old World, Age of Sigmar, Middle-earth, oltre ad una vasta selezione di molti altri wargame e boardgame. Per gli appassionati di GDR, fra l'altro, vi è anche una sezione dedicata alle miniature di Dungeons & Dragons. Spedizioni rapide, transazioni sicure, resi facili e senza stress, servizio clienti rapido ed attento. Visita il sito di Ars Manufactoria. Trovi il link in chat o con il comando punto esclamativo Ars. Quindi ragazzi, intanto un grazie da parte di tutti di nuovo ad Ars Manufactoria, ad Alessandro. Andate a dare un'occhiata sul loro sito, ci hanno sempre un sacco di roba anche super in sconto, sono veramente super convenienti, ma soprattutto sono di una qualità, di un servizio clienti eccellente. E poi un ringraziamento va a voi che ci state seguendo in questo momento in chat, perché se a noi non ci ascoltasse nessuno saremmo completamente inutili, io sarei in una depressione nera più di quanto, vabbè, comunque, quindi grazie a tutti quelli che stanno seguendo questa prima sessione, grazie a tutti quelli che ci stanno aiutando con questa cosa, anche semplicemente con un commento, con un mi piace. Grazie ai nostri bellissimi ospiti, grazie a tutti, grazie per averci sopportato. Non è facile, lo so, non è facile, va bene, lo so, però vi amiamo, ok? Vi vogliamo bene, vi auguriamo il meglio, vi auguriamo cibo, che secondo me è la cosa più bella. La cosa migliore. Cosa la cosa meglio, non sono d'accordo. Cibo. Un panino e Lampredotto. Cibo e meglio sono sinonimi. Cibo a tutti, grazie veramente ragazzi, se non ci foste voi sarebbe tutto inutile. Quindi, detto questo, io mi oscuro. Vi lascio nelle mani di Antonino e dei giocatori e lascio a Antonino l'onore di lanciare la sigla. Sigla!
lo spazio. La nera e totale oscurità del 42esimo millennio. La totale e immensa vastità del nulla. È popolata da individui tremendamente particolari e da orrori così trascendentali da far tremare anche i più potenti esseri della galassia. Nel 42esimo millennio c'è solo guerra, morte e distruzione. Warhammer 40.000 è tutto questo, ma anche di più. Ci sono degli individui all'interno di questo universo, degli individui che possono godere di un privilegio, il privilegio di essere gli esploratori di questa galassia, il privilegio di essere coloro che portano tecnologie, nuove colonie e persone all'interno dell'Imperium dell'umanità, un impero che ha come compito quello di proteggere l'umanità stessa. Da circa 10.000 anni, l'imperatore, tumulato nel suo trono d'oro, affida il suo verbo e le sue speranze ai Rogue Trader, uomini scaltri e che si sono distinti attraverso le generazioni che l'hanno rese che li hanno resi quello che sono, esploratori per l'umanità. La casata Van der Gyl, di cui Edward Van der Gyl è suo capostipite, è una delle casate che nell'ultimo periodo è alla ribalta nei confini del settore Talassi. La confine degli astri è una nave magnifica che si sta muovendo libera nel cosmo alla ricerca di qualcosa. Edward, sei lì all'interno della tua plancia di comando, circondato da tutti i tuoi avventori e da tutti i tuoi collaboratori. Una gigantesca mappa stellare ti mostra tutto quello che hai bisogno di sapere dall'interno del settore. Puoi notare centinaia di luci che si accendono e nulla sfugge al tuo sguardo. Un'enorme vetrata della tua nave ovviamente ti permette di esplorare il cosmo, ti permette di guardare, di scrutare oltre, perché è quello per cui sono nati i Rogue Trader: guardare oltre, andare oltre, spingersi oltre il limite. Diverse persone ovviamente si muovono intorno a te. Magnus Smith, il tuo motonauta, ovviamente è al timone, che sta muovendo la gigantesca nave verso il posto. E proprio mentre sei lì, mentre stai appunto decidendo la prossima mossa, concentrandoti per ritrovare quello che è perduto, una figura fa il suo ingresso all'interno della plancia di comando. È da un paio di cicli che lui popola la tua nave. Alcuni li chiamano angeli, altri li chiamano Adeptus Astartes. Tebaldus Dandron fa il suo ingresso. Tebaldus, la porta finemente decorata della confine degli astri si apre, lasciandoti intravedere quello che è lo studio, o meglio la sala magna, la sala di comando di questa nave. Non ci sei mai stato sopra la nave di un mercante corsare. Hai visto delle cose che per te, angelo sanguinario, in qualche modo ti hanno non stranito, ma incuriosito. Puoi vedere che la nave di Edward Van der Gyl è un prodigio di tutto quello che è l'umanità. Puoi notare persone di etnie diverse. La luna di Baal sicuramente non garantisce un'eterogeneità così vasta. Basta. Grazie. Bravo. Chi è che è stato a dirlo? Ispirazione. Grazie. Quando entri vedi che un paio degli avventori di Edward Van der Gyl si mettono in ginocchio e ti lasciano passare. Edward, vedi la figura dell'angelo sanguinario davanti a te.
A voi, signori, a voi due. Astartes, faccio un cenno di saluto. I miei omaggi. Come procede la navigazione di questa bellissima opera che senza dubbio dimostra la grandezza dell'imperatore? Sì, e della sua gente. Assolutamente sì, l'imperatore protegge. Sì, decisamente, protegge sempre, vero? Assolutamente sì. Faccio uno sguardo un po' sarcastico, buttando lo sguardo alla mappa. Osservo la mappa, c'è qualcosa che coglie la mia attenzione? Edward, la tua navigazione non ti ha portato a Seltore Talassi per caso. Tu stai puntando diretto verso un qualcosa che può far venire l'acquolina in bocca a tantissime persone. L'acquolina. Uno Space Hulk. Voci fuori dal settore hanno iniziato a sussurrare che lo Space Hulk con il nome in codice Echidna contiene qualcosa di trascendentale. Uno Space Hulk enorme, il più grande avvistato da chissà quanto tempo. Sembra essere spuntato al largo di una delle tante lune che circondano il settore. Lì? Prego. È possibile verificare quali c'è ancora qualcosa di riconoscibile fra le navi che compongono questo Space Hulk? Non siete ancora arrivati, state attraversando una nebulosa in questo momento. Quindi... Ok, però è stato avvistato? Esatto, non sembrano esserci delle coordinate precise, è semplicemente una voce, un sussurro fino adesso. Le coordinate sono state date ovviamente, ma nessuno ha riportato delle informazioni che lo descrivono nella sua interezza. Volgo nuovamente lo sguardo verso lo Space Marine e con fare un po' più conciliante rispetto al mio sarcasmo di prima, mi rivolgo a lui. Astartes, la tua gente, il tuo capitolo, ha avuto già a che fare con gli Space Hulk in passato. Echidna ti dice qualcosa? Lorenzo, fammi un tiro in Scholar, per favore. Il primo tiro di Time to 40k 2, ragazzi. Wow. Attenzione. Okay. Okay. Ansia. Che dato ti tiro? No. Semplicemente vai nella tua scheda, clicchi su Scholar e ti roll, e clicchi semplicemente sul roll. DN3, sempre. Ok, rollo. Perfetto. Quindi dovrebbe essere andata, no? Hai... Sì, assolutamente, si è spuntato. Sì. Mm. Ho delle informazioni in più su questa cosa. Sì, Tebaldus, conosci gli Space Hulk. Una volta hai visto delle pittoregistrazioni legate ad essi. Ovviamente nei tuoi addestramenti sei stato addestrato ad affrontare la situazione. Sono enormi ammassi di navi che nel warp si concentrano tra di loro, attirati dai loro stessi centri gravitazionali, e che nascondono tecnologie archeotech o ancora precedenti. Sono luoghi pericolosi, molto spesso investiti di taxeno. Echidna, però, ovviamente, vista dall'occhio di un mercante corsaro, ovviamente è un modo per guadagnare milioni di troni abbastanza. Solo esplorazione. Solo esplorazione, ovviamente. Ovviamente solo esplorazione. E Echidna però non ti dice niente. Certo, come puoi immaginare, conosco bene gli Space Hulk e so bene che il mio capitolo è uno dei più esperti nella loro pulizia. I miei confratelli dotati degli onori del Terminator in particolare sono molto esperti in questo. Se il tuo obiettivo è arrivare a esplorare uno Space Hulk, devo metterti in guardia. Io non avrò problemi ad affrontare ciò che ci sarà al suo interno, e per il voto che mi lega e che lega il mio capitolo alla famiglia De Gail, affronterò per te ogni nemico, ma potrei non bastare per proteggere tutte le persone che dovrebbero essere con noi. Normalmente uno Space Hulk è una struttura in cui almeno
4 o 5 confratelli dovrebbero essere con me, data la natura di questo posto. Ma se la tua idea è di andare là, così sarà. Amico, non ti devi sottovalutare. Il predicatore cosa diceva? C'è meno di c'è un pugno di 1000 uomini per ogni capitolo di Space Marine e uno solo basta a difendere un mondo. Tu sei il nostro Space Marine, no? Senza dubbio. Dall'alto, nella tua tana, tu osservi. Osservi, sei nata per osservare. Sei sempre stata lì, hai visto tutto, Coranis. La tua tuta ovviamente è perfettamente lucida. E il tuo elmo è appoggiato al tuo fianco. Hai visto quell'angelo entrare. Hai visto Edward ovviamente parlarci. Hai potuto ascoltare quello che si sono detti. Chissà dove si stanno dirigendo. Chissà se troverai qualcosa della tua gente in quel luogo. Cosa fai, Coranis? Sei in alto, in una piccola cunetta che Edward ti ha preparato all'interno della sua plancia di comando in modo da lasciarti separata dagli altri in qualche modo. Io scendo giù e mi avvicino allo Space Marine e dico: un piccolo gruppo di esploratori può essere più silenzioso di una compagnia di Space Marine e forse anche arrivare più lontano in uno Space Ark. Guardo l'Oxino con freddezza, neanche rabbia, non è il tempo della rabbia, comunque non sarebbe saggio farlo qua dentro una nave spaziale di fronte alla persona comunque con cui ho un voto, ma mi limito a osservarla e a non rispondere perché non c'è niente che io debba dire onestamente a la feccia esterna. Percepisci il fastidio e anche una leggera, diciamo, come dire, una mano che si chiude leggermente sul pugno. No, no. Non credo di essere armato sulla nave con la pistola e come normalmente hai bolter. Ho i bolter, sì, ho tutta la panoplia di guerra, quindi allora la mano va leggermente sulla spada catena, ma solo appoggiata, non è niente di... L'hai vista discendere con una grazia che per te è totalmente innaturale, Tebaldus. Certo. Cioè, tu sei uno Space Marine. Avete, per quanto siate rapidi, avete un modo di fare che è rozzo. Lei è stata una piuma. È scesa da una decina di metri saltando di statua in statua e arrivando al cospetto di Vandergyle senza emettere un suono. Edward, ovviamente tu vedi Coranis, la conosci, è lì in qualche modo per questo tacito accordo che vi siete fatti oramai almeno una trentina di anni fa. Ma un'altra figura... Io faccio un cenno di saluto verso l'Eldar, ma guardando il Marine, noto il gesto della mano sulla spada a catena? Credo proprio di sì. È una cosa eloquente? Credo abbastanza di sì. Non è minaccioso, ma è palese. Okay. Sorrido dicendo che non ci sono nemici in questa nave. E la saggezza perduta è quella che cerchiamo. Se possiamo portarne un po' con noi, non potrà farci del male. E indico l'Eldar come per palesare il fatto che mi sto riferendo a lei anche al Marine. Non voglio trattarlo male, eh. È solo che mi immagino abbastanza paraculo con chiunque. Giustamente, una mente aperta è come una fortezza. Una mente aperta è una fortezza con i suoi portali spalancati. È quello che mi limito a dire. Ed è piena di gente dentro che può sparare, amico mio. In un angolo, un po' più riparato. Senza mai attirare l'attenzione, Corinus non è il tipo. Corinus, tu stai osservando quella che è una mappa stellare più piccola. Sei sempre un po' più... Sei il suo braccio destro. Ogni Bruce Wayne ha bisogno di un Alfred. E tu sei molto bravo a fare quello che fai. Corinus, fammi una prova di tecnologia. DN sempre 3, giusto? Sì. Ok.
perfetto. Una spia si accende sulla tua mappa stellare, un campo gravitazionale viene captato dalla nave, da tutti i suoi servomeccanismi che permettono di sondare il vuoto. Vi state avvicinando, vi state avvicinando alla vostra meta. E per te, quanti spiriti macchina possono essere contenuti all'interno di questo colosso spaziale? Non fanno altro che crearti quell'eccitazione, quella voglia di scoperta, che ovviamente ti in qualche modo caratterizza come servo del culto del dio macchina. Notate Corinus e notate i suoi movimenti. Corinus, a te, prego. Miei signori, i sensori rilevano qualcosa. Forse siamo in avvicinamento. Notate il servo del dio macchina con i suoi paramenti rossi e i suoi megadendriti che fuoriescono dalle sue spalle. È lì che sta osservando voi. Chiaramente la saggezza non è l'unica cosa da cercare dove stiamo andando. Ci spero, vecchio mio, ci spero. Percepisci qualcosa di diverso, qualcosa che noi non riusciamo a vedere? E mi rivolgo guardando la sua mappa, che non riesco evidentemente a decifrare. Fammi una prova di Scholar, Paolo. Sempre di N3. Quando non specifico è sempre di N3. La Madonna! Sì. Abbiamo anche un punto gloria. Tu lo vedi. Tu lo vedi e sai che è una massa simile a un planetoide di piccola scala. Non hai mai visto nulla del genere, Corinus. È gigantesco. Gigantesco. E puoi notare addirittura che ha dei satelliti che li orbitano attorno. Signore, potrebbe essere una scoperta che capita una volta nella vita. Non ce la faremmo perdere. E proprio quando, Edward, tu dici non ce la possiamo perdere, non possiamo perderci questa occasione, la nebulosa si dirada e davanti a voi si materializza il colosso spaziale Echidna. E per un attimo anche Tebaldus è costretto a scranare gli occhi. Un planetoide. Un planetoide fatto di rimasugli di tecnologia. Enorme. Potete notare che è insolitamente diviso in quattro parti, come se appunto questo pianeta fosse collegato all'interno di un qualcosa. Intorno a lui sembrano esserci degli anelli di rottami spaziali che gli orbitano attorno e diverse strutture fuoriescono da questo colosso spaziale. Potete notare stazioni, potete notare navi, potete notare di tutto e di più. E anche Xeno. Qualcosa, potete notare dello spettrosso, potete notare di tutto e di più, addirittura potete notare della luce. Quante diverse tecnologie Xeno troviamo? Fammi una prova di percezione, che è una prova di un'abilità che non posso dire perché secondo me. Ok. Awareness, ok. Bravo, quella lì, esattamente. Esattamente. Smettete di ridere, voi che avete fatto lui, avete fatto l'uno. Smettete di ridere, bastardi, tutti e due. Ma ammazzo tutti. Ok, rollo. Perdonami. Cliccaci sopra, ti si apre una seconda. Sì, una seconda finestra. Poi la DN è sempre 3. Roll. Ho tirato roll, ma non vedo. Aspetta, è spuntato, perfetto. 5 successi, Edward. Ottimo. Oh, direi che è buono. Ottimo, assolutamente sì. C'è tecnologia Xeno. Ne sei sicuro? Hai visto sicuramente. Vai, scusa. Oltre a quella Eldar, cosa riconosco a prima vista? Di tutto e di più. Sicuramente anche c'è. Eldar c'è. Necrontyr non sapresti dirlo, non riesci a ricondurre niente del genere, ma sicuro dello spettrosso Eldar c'è. Il problema è che state osservando solo una crosta. Cioè, voi state osservando le ultime cose che si sono andate a sommare a questo planetoide. Cosa c'è all'interno? Sapete perfettamente che
qualcosa si crea, cioè che ovviamente si è partiti da un nucleo a cui si sono andate ad attaccare delle cose come delle appendici, cioè è Disneyland per il Rogue Trader, totalmente. Glutisco l'entusiasmo, mi affaccio sul ponte di comando e chiedo al maestro del vuoto di iniziare le manovre d'attracco. E cerco di scegliere un posto che mi sembri valido, visto che è praticamente un planetoide, cioè è vasto. Quindi cerco di scegliere il posto meno più comodo dove attraccare in maniera sicura, per quanto ne so. Edward, fammi una prova di leadership per dare degli ottimi ordini a Magnus in modo che lui faccia esattamente quello che tu richiedi. Io confido nelle sue capacità. Ma tu fammi lo stesso. Posso provare a, eventualmente, vista la mia esperienza marziale, okay, vedere se c'è un posto più sicuro. Tu fammi un tiro di percezione, sempre. Anche, sempre awareness, ok. È quella lì, esatto, proprio lei. Vediamo se... Vadi. Ok. Vediamo se è andato. Sì, sì, è andato. 5 successi, andato. Perfetto. Non vorrei parlare solo io, però mi rivolgo anche verso l'Eldar e con voce bassa chiedo se c'è qualcosa di familiare. Dopotutto so benissimo che gli arcamondi sono vasti e non sono soltanto uno, quindi magari c'è qualcosa che può servire a lei. Sai, è vero che io ti ho sentito. Non ho detto niente di male, ho solo modulato il tono. Certo. Do un'occhiata anch'io. Descrivo Tebaldus e poi tiri anche tu di quella lì. Awareness. La dovete smettere tutti quanti. Grazie. Quindi, consapevolezza. Bellissimo, esatto. Dicevo, puoi notare che nel settore nord-est vi è un buon luogo di attracco. Sembra essere una sorta di zona morta dove le macerie si sono compattate e quindi permettono una visuale di alcuni chilometri, e da quella che sembra una sorta di atmosfera sembra essere un luogo dove poter tranquillamente scendere e avere una buona visione di dove si atterra sicuramente. E Coranis, fammi un tiro di... Ma il talento che mi dà un dado bonus lo calcola da solo? No, ci mettiti un dado bonus in più. Ok. Ok. Ottimo. Sembrano frammenti di un arcamondo. Sembrano frammenti di più arcamondi. Tutti asuriani, quelli che vedi. In questo space hulk che c'è un po' di tutto, vedo frammenti di diversi arcamondi che saranno stati attratti dalla gravità di questo ammasso chissà quanto tempo fa. Sarà molto da scoprire. Con lo sguardo che potrei fare davanti a una teglia di lasagne, guardo oltre la vetrata e, senza guardare in faccia l'Eldar, chiedo: ma nulla di personale per te, vero? Non sembra. No, non sembra. Se troverò delle pietre, ovviamente le raccoglierò. Ah, le anime, giusto? Io so farmi amare da tutti, cazzo. Bene, vengono fatte le manovre di attracco. Vedi che Magnus inizia ovviamente a urlare ordini in giro. Magnus è questo mone con un tricorno, con un occhio meccanico, che inizia a dire: allora muovetevi, dobbiamo scendere lì. Quando iniziate però ad essere in qualche modo avvicinati al campo gravitazionale, notate che la nave sta per essere attratta in qualche modo. Vedete che la nave viene inclinata pericolosamente e Magnus fa: mio signore, forse avvicinarsi così tanto con la nave potrebbe essere un problema. Secondo me bisogna scendere con delle navette Aquila. Vedete che sta tenendo il timone tremando mentre la nave pericolosamente beccheggia verso un lato. Cosa fai? Voglio assolutamente che la nave si vada a danneggiare vicino a un relitto. Seguo il consiglio.
Guardo i primi che ho vicino e effettivamente sono le persone più valide che ho qua sul ponte. Signori, potrebbe essere una gita per pochi. Sorriso paraculo, vedo che loro sono interessati e metto una mano sulla spalla del tecnoprete dal momento che mi pare essere quello che con un rumore di modem 56k sta probabilmente... Un rumore che ricordiamo in pochi, purtroppo. Ormai. Sta probabilmente sbavando verso il relitto. E mi dirigo verso il ponte. Ok. Corinus. Avevi immaginato che se era così grosso sarebbe stato difficile avvicinarsi con la nave. Quindi avevi già mandato in codice binario attraverso dei ricevitori box che solo voi, adepti su meccanico, utilizzate l'ordine di apprestare una navetta Aquila. Arrivata al ponte di lancio, uno dei tantissimi che ovviamente c'è sulla nave, e la navetta è lì pronta. Con i suoi lineamenti squadrati e poco aggraziata, vedete che Magnus vi sta seguendo dicendo: non sia mai che io lasci andare il mio signore su quella cosa con un Eldar e... Guarda lo Space Marine e fa... quello che è lui. Sono sempre curiosito della reazione degli umani. Io non ne ho mai visti di quelli come voi, ma posso sapere che lei la odio. Voi ancora non avete ucciso nessuno, mio signore. Ucciderò sicuramente qualcuno, ma non ti preoccupare, non te. Io difendo l'umanità con il suo scudo e la sua lancia. Solo perché non sei abbastanza agile da scendere da quella sedia in meno di 5 minuti, non è che devi invidiarmi così tanto. Senti, una volta mi avete sparato una gamba, è per colpa vostra che non sono così agile. Vedete che lui ovviamente si mette dentro la navetta Aquila, e lo Space Marine ovviamente per entrare nella navetta Aquila in qualche modo si deve un attimino... rimango in piedi e attivo l'attacco magnetico. Esatto, bam! Sentite proprio questo rumore e ovviamente Corinus, siete seduti, Coranis, Edward e Corinus con Tebaldus, e quindi siete lì seduti e tu puoi vedere l'armatura da vicino dello Space Marine. Ovviamente la sua armatura sarà anche di quarta mano, perché come sai le armature degli Space Marine vengono ereditate, ma ogni volta che lo vedi ovviamente per te è l'epitome della massima esperienza di quello che è l'ingegneria umana. Lo Space Marine però... Hai l'elmo o no? Adesso sì, l'ho messo prima di... Ovviamente salendo sì, ho messo l'elmo e... Puoi notare che le sue araldi che raffigurano quelli del capitolo a cui appartiene ovviamente degli angeli sanguinari. I suoi occhi rossi scrutano tutto. Mentre Magnus si mette alla guida della navetta Aquila, potete notare che quando attraversate il campo Geller... La navetta anch'essa in qualche modo è attratta dal campo gravitazionale dello Space Hulk e iniziate a muovervi molto rapidamente verso la superficie. Osservate il vuoto, osservate tutto quello che vi circonda, osservate i piccoli pezzi di metallo che colpiscono la chiglia e la copertura esterna della navetta Aquila, quelli sono impossibili da evitare. Ma... Magnus è un uomo molto ben preparato a queste cose. Discendete rapidamente facendo una sorta di giro panoramico sul colosso spaziale. Potete notare, facendomi un tiro in percezione tutti, intendi awareness per percezione? Sì. Ah, ok. No, perché nel fantasy c'è perception, per quello non... Quindi non cercate a raggirarmi cercando di farmi dire awareness, bastardi. Guarda, c'è questo, tutto questo, l'altra sera pure questo giochino a farmi dire tagness, queste cose così, quindi non lo dirò, l'ho detto, cazzo. Quindi dicevo, fate un giro panoramico intorno allo Space Hulk, essendo dentro l'atmosfera questa cosa vi permette in qualche modo di osservare. E allora, chi è che ha fatto 3 successi o più? Quindi Coranis e appunto Tebaldus,
vi permette di vedere tutto quello che c'è. Potete notare che ci sono delle rovine palesemente rovinate e messe su da dei pelle verde. Quindi vi muovete. Io personalmente evitrei di scendere dove ci sono immediati conflitti. Infatti vedi che Magnus vi sta portando nella zona che il Blood Angel ha identificato. Girate, vi muovete così fino ad atterrare sulla superficie. Potete notare che alzate della polvere e del pulviscolo. E dimmi. L'area in cui siamo atterrati, principalmente, che tipo di rovine ha più vicine? Imperiali, ok. Quindi probabilmente sono pezzi di relitti di navi imperiali direttamente. Yes. Mi rivolgo verso il tecnoprete. C'è qualcosa che ti attira? Non credo di vedere particolari differenze io, Nino. No. Direi di no, signore. Immagino che la strategia migliore sia iniziare cautamente ad addentrarci e vedere dove ci porta. Quando quando la paratia del retro dell'Aquila si apre, vi ritrovate davanti quello che è questo paesaggio. E la cosa è che c'è dell'ossigeno, c'è dell'aria respirabile, non è tossica. I servomeccanismi di Corinus ovviamente non lasciano, analizzano subito ossigeno. Vi accorgete che della vegetazione, seppur minimale, dei muschi, cresce su questo Space Hulk. Com'è possibile? Quando Tebaldus, tu metti un piede fuori, ti ritrovi davanti a qualcosa che è forse un po' più bello di Baal. I venti nucleari che spazzano il pianeta degli angeli sanguinari lo rendono un posto tremendamente più inospitale di questo. E il sole, la gigante rossa che illumina il colosso spaziale, rende tutto anche ospitale in qualche modo. Mi aspetto qualche tecnologia xeno di cui non sarò assolutamente felice. Una cosa sola, io ho visto, sono armato con Bolter, coltello, pistola. Ok, non ho la spada catena, quindi no, vabbè, hai il coltellaccio, quello classico da Space Marine. Perfetto, poi quindi poi parleremo di un amico nostro che lo utilizzava molto bene, il coltellaccio. Vabbè, andiamo avanti, prego. Comunque, come da protocollo, esco per primo e la prima cosa ovviamente che ho è il fucile davanti a me e controllo la situazione, se ci sono eventuali minacce così che potrebbero presentarsi nella zona di sbarco. Restate dietro di me. Per me ha assolutamente senso che il marine appunto sia avanti. Preparo la mia pistola Bolt, appronto l'ascia e vado a fianco tenendomi un po' sul retro del marine. Ok. Tento di capire, per quel poco che riesco a vedere al momento, se riesco a intuire quale potrebbe essere l'origine biologica o tecnologica ipotetica di questa atmosfera. Fammi una prova di investigazione. Un altro critico. La Madonna, Paolo, però una calmatina ce la potremmo dare. Sì, ma tanto tutti i tiri inutili, non ti preoccupare. Quando ci saranno i tiri veri, saranno tutti fallimenti questi. Allora, lo riesci a capire? Questo posto è così vecchio da molto probabilmente si è terraformato, letteralmente. Piano piano, con il passare degli anni, dei centinaia di migliaia di anni, questo luogo si è andato a terraformare, ha creato intorno a sé un ecosistema e questi sono i suoi frutti. Letteralmente puoi notare che state camminando su del terriccio. Okay, vedete. Non ti stupiresti se a un certo punto tu potresti vedere vedi all'orizzonte dell'annuvolarsi e delle piogge.
Ok, allora sicuramente vedete Corinus che ignora completamente qualsiasi necessità di armarsi o di essere allerta e inizia a digitare sul pad per raccogliere tutte le informazioni che sta osservando, perché è una cosa quantomeno singolare e l'argomento terraformazione per qualsiasi adeptus mechanicus è di estremo interesse. Immagino che il mio elmo, passando attraverso le varie visioni, non dia tracce particolari o sospette di termici. Il tuo apex non manda alcun, a parte i vostri segnali vitali e quello di Magnus, certo, non manda alcun tipo di... Ok, sembra tutto sicuro. Io non l'ho specificato, però mantengo sempre il respiratore, nonostante sia consapevole che qui l'aria respira, voglio comunque mantenere il respiratore. E com'è la luminosità? Ottima. Vedi che siete, ovviamente il Blood Angel vi ha fatto scendere in quello che è un'ora di giorno all'interno di questo Space Ark, perché dall'altra parte, ovviamente, mentre lui sta orbitando in qualche modo in questo momento, la luce del sole non arriva, della stella non arriva. Siete di primo mattino, probabilmente. Ok. C'è qualche edificio nei paraggi che si può cominciare ad esplorare? In fondo, a circa 2 chilometri in linea d'aria, sembra esserci una delle schegge non imperiali che fuoriescono dalla crosta dello Space Hulk. Non imperiali, riconducibili a Eldar? Yes. Ok, direi che cauti, almeno col Marine davanti a noi, e io direi che cominciamo ad andare a dare un occhio in quella direzione. Notiamo quella direzione? Zero. Proprio in quella direzione dobbiamo andare, quindi. Bene. No, mi giro verso il Marine, ma senza alcuna traccia di sarcasmo. Se suggerisci un altro posto da dove partire, qui dove andiamo non si sbaglia. Un posto vale l'altro, in questo momento siamo abbastanza esposti ad eventuali attacchi a sorpresa, anche se non vedo niente, quindi il mio consiglio è qualsiasi direzione tu voglia prendere, ovviamente l'ultima parola è tua, prendi una decisione velocemente per un posto che sia abbastanza coperto e ci permette eventualmente di approntare una difesa in caso di un attacco a sorpresa. Non vedo niente, ma ho molte, insomma, le mie esperienze mi dicono che non vedere qualcosa con i propri occhi non vuol dire che non ci sia. Sono d'accordo con te. Ma da qualche parte dovremmo pure iniziare. Ok. Mi fido. Vado avanti allora. Ok. Iniziate a muovervi attraverso questo. In che formazione vi muovete? Immagino davanti la Startez e dietro tutti gli altri, no? Io mi tengo alla destra, un po' più indietro rispetto alla Startes. Ok, Coranis? Mi posso muovere furtivamente? Certamente. Sapevo che lui avrebbe detto questa cosa. Prego, mi tiri. Alla Madonna. Signori, non vedete più l'Eldar. Svanita nel nulla. Eldar? Qual è Eldar? Il luogo è come quello dell'illustrazione, giusto? Praticamente sì. Vabbè, starà correndo in mezzo agli sterpi. A me... non è un problema! A me interessa più che altro la sicurezza di Emilio, del Tecnoprete. Emilio? Oh no! Ok. A parte fatto, quanto umano è? È molto poco, guarda, farò vedere un art dei personaggi a sessione. E questo è la faccia di Corinus. Cazzo. Ok. La carne è debole. Poca debolezza qui. Corinus, vedete che vi segue, ma ribadisco, non sta cagando minimamente quello che voi fate e la criticità della situazione, è troppo occupato a registrare dati e a scrivere appunti, però vi segue chiaramente, leggermente più indietro, ma vi segue. A parte che confido moltissimo nei sensi aumentati della Startes, anch'io mi guardo molto intorno preoccupato. Chi vuole mi può fare una prova di investigare per vedere quello che c'è. Vadi. Sicuro che sia investigare? eh,
Posso usare i miei occhiali predatori? Beh, ma sarebbero più per vedere nell'oscurità, quindi no. Vai, mi tiri normale. Sì. Ottimo, ottimo. Allora, Angelo. Sì? Bene, bene, ma spotti delle tracce di qualcosa. Cioè, non riesci a capire cosa, ma qualcosa ha camminato qui. O meglio, ha strisciato. Io sono della scuola che prima si spara, poi si parla. Il Marine credo anche. Capisco questo, sì. Capisco questo orientamento di estrema sinistra. Va bene. Oh, però ci sono tracce, ma non vedo persone. No, nulla. Cioè, hai beccato le tracce, ma nulla di riconducibile a quelle tracce. Movimento vero. Lo faccio immediatamente presente alla Astartes e butto lo sguardo in giro e immagino che non riesco a vedere l'Eldar, quindi sti cazzi, spero che le noti anche lei. Ok. Ma eventualmente io analizzando le tracce, esatto. Scusami. No, prego. Io penso che avrò sentito quello che ha detto Edward, sì. Che è abituato a vedermi sparire ogni tanto, ma... Ma analizzando le tracce, volendo, si può provare a capire nella mia conoscenza... Fammi un tiro di sopravvivenza. Ok. No, non lo faccio fare un altro tiro di quell'abilità, ok? Consapevolezza. Survival, eccolo qua. Non ecco. Mi dispiace. Ah, mamma mia, pessimo. Mi dispiace, non riesce a ricondurre non nulla. Non ero presente quel giorno quando durante... Hai balzato quel giorno. Balzato. È qualcosa di cui posso essere consapevole io? Ragazzi, l'ha detto. Quindi, vabbè. Sì, Angelo, prego, fammi un tiro in sopravvivenza. In sopravvivenza? Yes. Mi dispiace, anche tu niente in non riesci a ricondurre a nulla. Sembrano dei pesanti solchi appunto in questo terriccio, ma nulla del genere. Nulla okay. ti fa avere quell'int da dire è quello. Forte del mio umorismo fine e raffinato, guardo la Astartes e dico: la buona notizia è che sembra essere troppo grosso per essere un bambino. La cattiva notizia è che appena lo vediamo lo facciamo giù. Così sarà. Bellissimo. Grazie. Continuate a muovervi. Coranis, anche tu. Nada, hai tirato se non mi sbaglio? Io non ho tirato. Fammi un tiro in sopravvivenza. Dai. È l'unica che può scoprire cos'è. Anche perché al meccanico in questo momento non gliene frega un cazzo. Ma no, ma poi qualsiasi cosa non sia di metallo, lui ne frega niente, credo. Ottimo, ottimo. Allora, è sicuramente un mezzo. Sembra essere un mezzo non dotato di ruote, ma che semplicemente aveva questa sorta di aratro che scavava la terra. Tipo una slitta. Brava. Allora ricompaio da qualche parte guardando ste tracce. E la distruggono lì, così. Cioè, lei spunta, loro si tagliano in mano, si girano e fanno fuoco. La crivelliamo di colpo. Esatto, e così può chiudersi questo primo episodio, secondo me. E davanti al cadavere dico, io l'ansia la gestisco malissimo, ragazzi. Esatto. Io ho dei problemi, ragazzi, non è stata colpa mia. Vai, prego. E quindi vedete il mantello che si sposta e vedete che la figura che sarà un po' mimetizzata dell'Eldar la riconoscete e mi alzo e dico queste mi sembrano tracce di un veicolo tipo una qualche sorta di slitta. Non saprei ricondurre a qualche tipo di qualcuno che la usa o Nino? Ripeti per favore, non ero attento. Saprei ricondurla a che tipo razza la può usare o... Sì. Sono tuoi cugini. Ok. Hanno una spiccata passione per rapire le cose vive e
portarsele a casa loro, dove li rinchiudono in delle fosse da guerra e le fanno combattere. Leggende narrano che a un certo punto c'è un tizio gigante pelato con un pennacchio che in questo momento si sta divertendo lì, che non avete idea. Leggende, però. Su una motoretta, ovviamente su una moto, sì. O su un cavallo, non si sa. Queste sono le tracce di un veicolo degli Eldar Oscuri. Non so quanto tempo sia passato da quando hanno attraversato questo territorio, ma dobbiamo stare attenti perché a nascondersi loro sono molto bravi. Drukhari, ci mancavano a questi. Sono anche molto bravi a interessarsi alle stesse cose che piacciono a te, mi pare. Assolutamente. Ho sentito dire che cercano anche loro quelle gemme. Sì, ne sono purtroppo ghiotti. Molto ghiotti. Non per i motivi giusti, purtroppo. E potrebbero essere attratti dal esplorare quell'edificio. Mi sto velocemente domandando se valga la pena proseguire verso l'edificio Eldar e rischiare di essere spostati da un gruppo di Drukhari o andare a sparare degli orchi nell'accampamento che si vedeva prima. E lì non sbagli mai, Però dagli orchi non trovi niente di valore. Qua invece sì. Non c'è nient'altro qua in zona che attiri la mia attenzione. Il posto sembra essere molto vasto. Sì, ci sono delle rovine imperiali che però bisogna fare un po' di viaggio. Questo posto è lì, sembra fuoriuscire e di alzarsi in altezza, di svilupparsi in altezza. Non sembrano esserci movimenti al suo interno, assolutamente. È quello che mi aspetto dalla presenza di Eldar. E sarete a 15 minuti scarsi di cammino. Per un umano? Per un essere umano? Sì. Se ti metti a correre tu, due minuti. due minuti e sei lì. Fondamentalmente. Io andrei comunque a esplorare lì. Sentite, cercando l'appoggio del Marine, che mi sembra essere quello tatticamente più presente, mi fido dell'Eldar perché so che è quella che volendo può scappare più facile e può colpire più veloce. Però io personalmente vedo che la ricchezza più veloce può essere rappresentata nella rovina Eldar, quindi personalmente proseguirei lì. Voi che ne pensate? Ventilissimo Van der Gill, posso... prego. No, mi giro, mi giro e faccio altro. Se posso sottrarre delle anime dei miei fratelli agli Eldar Oscuri, mi interessa più di molte altre ricchezze. Sì, è che mi preoccupava l'idea che questi potessero sottrarre le nostre di anime. Questo rischio... Sì, c'è sempre. Non avrai nulla in contrario se dovessi portare via qualcos'altro, vero? No, assolutamente. Queste sono rovine. Meglio nella... sulla tua nave che qui a marcire. Concordo. E speriamo che ci sia qualcosa di meglio oltre a dei sassi colorati. Iniziate a muovervi. Tebaldus, cosa volevi dire? No, dicevo che il mio consiglio tattico per esperienza è che i pelle verde tendono ad attaccare numerosi, disordinati e appunto in maniera abbastanza caotica ma prevedibile. Da un certo punto di vista sono più facili da affrontare, mentre tendenzialmente i Drukhari tendono a essere meno, però molto più specifici, molto più aggressivi e molto più puntuali ed efficaci. Tra le due scelte, forse, se dovessi fare un rischio, credo che forse sarebbe meglio avvicinarsi ai Drukhari, non tanto per la fine che fareste, ma quanto perché sarebbero comunque un numero probabilmente inferiore rispetto ai Pelle Verde e non rischiamo meno di essere sopraffatti da un'orda. Quindi forse è meglio andare avanti verso i Drukhari. Siamo d'accordo. E poi potrebbero concentrarsi sull'elfa, perché quindi meglio così.
Sorrido al Marin cercando il senso dell'ironia. Lo dico proprio con un senso tattico. L'avevo intuito. C'è alcuna ironia nella mia voce quando lo dico. L'avevo intuito, ma io ti guardo sorridendo come nel voler cogliere una presa per il culo. Percepisci proprio il vuoto. Dai, tu lo immagino. Dopo 15 minuti di camminata a pasto svelto, arrivate davanti all'ingresso di questo pezzo di qualcosa. Riconoscete una delle grandi serre, riconosci tu, Coranis, una delle grandi serre del un Arcamondo, i luoghi dove venivano coltivati gli generi alimentari Eldar per sostenere i miliardi di persone e tuoi simili che viaggiavano attraverso il cosmo. Qual è il problema? Che l'unica via di accesso che riuscite a vedere in questo momento, che non stia in qualche modo a circa 200 metri d'altezza, è una porta abbastanza spessa di spettro rosso traslucido. Cosa fate? Io mi domando subito una cosa. Abbiamo percorso circa una ventina di minuti in campo relativamente aperto. Mi sento osservato? Assolutamente no. Ne sono sicuro. 100%. I miei sensi non percepiscono niente. Assolutamente no. Nulla. La faccia del master è chiaramente sì, rassicurante. È proprio quel classico momento in cui si sì. Sì. Fidati. Fidati. Tranquillo. Vai sereno. Questa porta davanti. Corinus si avvicina alla porta. Ok. E la studia. Ok, fammi una prova di tecnologia. Anzi, di Scholar, molto ADN 5. Sta cercando il citofono. Esatto. il servo tesco che funge da citofono. Allora, 5. Nope. Però. Per quanto tu ti applichi, non riesci, ma 8 fallimenti, ma che cazzo, te l'avevo detto che niente male arrivava il conto poi però almeno non è uscito un fallimento critico. Ma non... senti, una lama energia come lo taglia lo spettrosso? Abbastanza bene, più che altro pensi che secondo la prima idea che ti viene in testa è che se lo Space Marine tira un bello spintone però fa più infatti... rumore. Oddio, una lama energia che penetra un portone non è proprio una mossa seria. Io prima per esperienza provo a vedere se è aperta, già scassinata o chiusa. Ci stiamo spingendo invece di sì, tirare infatti. Tirando invece di spingere perché è che c'è scritto in elfico purtroppo tirare, quindi noi non lo dite Mellon. Esatto. La porta è chiusa, molto probabilmente quando l'Arcamondo si è schiantato le procedure di emergenza si sono attivate e quindi la porta si è autoblindata. Ovviamente è lì da tanto tempo. E non c'è nessun segno di passaggio vicino a questa porta? Assolutamente no, no, c'è proprio l'erba è cresciuta tanto lì vicino e no, non sembra esserci niente. Direi che cerchiamo un'altra entrata qua intorno. È inutile star fermi davanti a una porta che sembra essere bloccata da secoli. Ok. Io mi guardo mi guardo proprio intorno, dando come priorità la mia salvezza, tenendomi armato. Okay. Se si muove qualcosa, sparo. Sì. E poi cercando un'altra entrata. Ok. Non dopo vuoi che provi a forzarla? Minuti, dopo un paio di minuti. Non vuoi che provi a forzarla? Credi di riuscire ad aprirla, a divelgerla senza fare troppo rumore? Credo di riuscire ad aprirla. Il rumore credo che sarà un'inevitabile conseguenza. Stupiscimi, tigre. Faccio un porto indietro. Vabbè, proviamo a forzarla, cioè, anche solo a spingere un po' in maniera fammi decisa, senza caricarla a testa bassa. Fammi un tiro di forza. Adesso accartoccia lo spettroso. Vedete che semplicemente Tebaldus si mette con le mani sulle due ante e spinge. La porta all'inizio scigola un po', leggera, e poi vedete che Tebaldus con uno sforzo devi utilizzare molta della forza. Una delle ante riesce ad aprirla tanto quel che basta per farvi vedere all'interno.
all'interno quello che vedete è molto bello. Un ambiente ampio e sicuramente allestito per quello che era la produzione del cibo Eldar. Una grande... Lo vedete, sì? Sì. Pardon. Diverse rovine stanno lì ormai da chissà quanto tempo. E... Edward. Sì? Puoi notare equipaggiamenti Eldar. Ovviamente rovinati dal tempo, puoi notare armi Eldar. Alcune di queste sembrano essere qui da poco tempo, come se qualcuno fosse venuto da chissà quale altra via secondaria o dal sottosuolo a appoggiarle lì. Coranis, puoi notare alcune gemme ben organizzate e ben messe a posto su una scaffaliera. Puoi notare anche tu, Tecnoprete, puoi notare degli equipaggiamenti imperiali molto ben organizzati e puliti e oliati. Sembra essere un luogo dove qualcuno è venuto a appoggiare esattamente questi equipaggiamenti in mezzo a questo luogo che sembra essere ben protetto e ben organizzato. Una cosa però la potete vedere: impalati ad alcuni pali ci sono dei caschi dell'Astra Militarum infilati l'uno sopra gli altri. Sembra un posto abitato. Il mio consiglio è essere molto attenti da ora in poi. Ci sono un bel po' di troni lì. Guardo i miei compagni e raccogliamo quanto possibile e ritiriamoci. Sarà necessario stabilire un punto di ritrovo più sicuro di questo. Non resterei qui troppo a lungo. No. Cosa temi, Astartes? Non temo niente, ma mi stupisce l'abbondanza di queste cose. Sembra qualcosa di molto simile a una trappola o a un covo. Quindi vi consiglio di andare via il prima possibile, se proprio la tua avidità o comunque diciamo il tuo senso degli affari di rogue trader ti impone fare qualcosa, fallo molto velocemente. Non è soltanto questione di affari, c'è qualcosa di molto antico qui dentro, abbastanza antico da interessare gente più vecchia di noi. Lo so. Guardo l'Eldar e immagino che il suo interesse siano le gemme. Io c'è con un'abilità equivalente al trovare trappole? Certo, quell'abilità di lì. Awareness. E lei, è assoluta. Consapevolezza. Mamma mia. C'è una consapevolezza sugli scaffali, principalmente le gemme, però se vedo anche qualcos'altro, visto che so che comunque in generale si vuole prendere anche altro. Sì. Io cerco una posizione di guardia dove posizionarmi per controllare sia quello che sta facendo Edward che Ma che Corinus. E poi sono di guardia, diciamo, tra virgolette. Sali a un piano molto superiore. Allerta. Sì, salgo a livello superiore. Dove c'è un'ampia terrazza che ti permette di avere uno sguardo sia all'interno che all'esterno. E la prima cosa che ti viene all'occhio, la vedi subito, e che qualcuno si è avvicinato alla navetta. Vedi delle figure che si sono avvicinate alla navetta, ma non ci sono segni di colluttazione, no? Vedo le figure vicine alla navetta, comunque. Sì, vicine, sembra esserci. Vedi addirittura con i due sensi potenziati che Magnus gli sta parlando. E zoomando anche con il casco riesco a riconoscere queste figure in qualche modo. Sembrano essere figure umanoidi. Ok, avviso di questa Imperiali. Cosa subito. Ok. Tu hai riferito questo? Sì, ti ho detto, guarda, Edward, ci sono delle figure là sulla nave, non riesco a vedere bene chi sono figure umanoidi, e vuoi che intervenga? Posso essere lì in poco tempo, o vuoi che resti qua? Lo immaginavo. Ma imperiali o non ne hai non idea? Non riesco a vedere, non sembrano essere figure ostili perché Magnus è ancora vivo. Sì, ma non mi piace.
Master, cerco con un colpo d'occhio, dopo lo stupore iniziale, gli oggetti che mi sembrano essere più vecchi e più velocemente che si possono prendere più velocemente. Acchiappi una serie di cose, te li ficchi nello zaino. Il mio sacco da rogue trader. Esatto. E dopo aver fatto questo, faccio un cenno al Marine, ottima idea quella di precederci. Raggiungi Magnus, tecnoprete. Fammi una prova di atletica. Tebaldus. Ok, c'è anche un punto gloria. Mamma mia, allora voi vedete Tebaldus che inizia ad alzare la polvere e proprio lo vedete correre. Io penso a Super Mario. Esatto, cioè... faccio proprio così quando va. Alcuni credono che gli Space Marine siano lenti. Assolutamente no. Quando guadagna inerzia diventa una cometa rossa che sfreccia nella cosa. Arrivi in un minuto lì e vedi Magnus starsi sbracciando davanti a delle persone che sono umane. Umani, veri e propri. Vestiti di stracci, sì, ma le insegne imperiali sono sopra di loro. Puoi notare che alcuni indossano dei cappucci e delle maschere che respirano, ma sono umani. E uno di loro, con dei capelli neri tirati all'indietro, è lì che fa. Cosa? Cosa? Non siamo ostili, non sparate, vi prego! Ho sputato tutto, cioè, mi è partito un... Non sparate, vi prego, non sparate! Vedete che Magnus fa, non sono ostili, si sono avvicinati tranquillamente. Percepisco segni di caos o eresia. Fammi un tiro di quell'abilità di là. Buonasera. Ho interrotto lo show per qualche minuto, ma sono abbastanza sicuro che riuscirai a sopportare il peso di questa breve pausa. Del resto, la tua coscienza sta già sopportando il peso di convivere con la tua pila della vergogna. Non sai che cos'è una pila della vergogna? Te lo spiego io. È la pila di miniature che hai accumulato e lasciato in quel grigio anonimo, uniforme, indifferente. Ma oggi voglio portarti un messaggio di speranza. Laddove risiede la volontà, risiede la possibilità. E quindi io ti dico oggi, perché continuare a far sì che sia ancora una pila della vergogna e non una pila della gloria? Perché devi fermarti a una pila così piccola? Ti servirebbe un posto dove comprare pennelli, colori e perché no altre miniature. Scontate magari, delle offerte incredibili delle quali non sapevi di avere bisogno, ma che brami con tutta la tua persona. E allora vai a visitare il sito di Ars Manufactoria. Troverai di tutto, forse anche la dignità. La Madonna. Pum pum. No, non di caos, ma hanno delle mutazioni dovute al vuoto. Alla presenza comunque su questo peso, questo spazio. Sono, tu immaginati delle persone che vivono su questa cosa e che viene presa dai raggi gamma del vuoto e colpita. Non le riconduce al caos, ma ai geni Navigator, quello che in qualche modo ovviamente loro sono imbastarditi, no? Ma, cioè, hanno delle mutazioni, vedi che le loro dita sono fuse insieme, alcuni hanno dei bulbi oculari che gli spuntano dalla guancia, vedi che alcuni di loro sono un po' storpi e robe varie. Però niente per cui piazzeresti subito un bolter nella testa per adesso. Hai visto di peggio sulle navi, sulle certo. Bene. Quindi Magnus garantisce per loro? Non garantisco, ma sono arrivati da pochissimo e non mi hanno sparato. Okay? Cosa fate qua? Siete arrivati sulla nostra casa e volevamo semplicemente sapere. Abbiamo visto quella cosa, indica la nave. È magnifico tutto questo. Da quant'è che siete qua?
Io ci sono nato qui. Ah, oh, ottimo. Comunque con Vox segnalo a Edward la situazione. Tanto immagino che abbiamo un collegamento Vox, no? Quindi dico, guarda, ah, quindi sì. Noi abbiamo sentito? Sì, 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 avete il collegamento Vox, avete la microcuffia ognuno di voi, certo. Ehi, non mi piace per niente. Okay. Comunque gli spiego che sono persone appunto che stanno qua, probabilmente che sono nate e sopravvissute qua in qualche modo, quindi non vedo al momento segni di mutazioni pericolose o eresia, ma la situazione si è ulteriormente complicata. No, ma vedo che abitano a 2 chilometri da un posto che sembra essere una specie di... Oh, Santa Barbara, a giudicare dalle armi. E tutti quegli elmi impilati raccontano una storia diversa. Non abbiamo molto tempo, ma stiamo venendo in quella direzione. Finiamo di raccogliere qualcosa e arriviamo. Una decina di minuti dopo, dato che ci date sotto, vi... Domanda. Dica. Tecnoprete, mentre io e l'Eldar stiamo raccogliendo cose come degli... Tu, cosa stai facendo oltre a raccogliere dati lì dentro? Allora, la mia, diciamo, la spinta di ricerca di conoscenza non mi rende particolarmente interessato a raccogliere oggetti tecnologici, diciamo così. Quindi sono più interessato a guardarmi attorno e cercare, oltre a raccogliere dati ambientali, fonti di conoscenza. Quindi se riesco a identificare dei pezzi di hardware che contengano potenzialmente informazioni, quindi non equipaggiamento che non sia uno storaggio di dati, mettiamola così. Ok. Intuendo che dal momento che sei nella mia nave da un bel po', io qualcosa possa sapere di quello che fai, ha senso che io ti chieda se ho da preoccuparmi oltre quanto già non sono? Non so se mi sono spiegato, sono stato molto contorto. Nel senso, c'è qualcosa che ti preoccupa più di quanto già... oltre quello che vediamo? Allora, chiederei prima a Nino se riesco a trovare qualcosa, qualche fonte di dati nella mia ricerca. Ovviamente è tutta roba Xeno. Sì, ovviamente stai catalogando tutto quello che sono conoscenze legate... è un'infrastruttura Xeno gigantesca legata appunto alla coltivazione di cibo che potrebbe tornare utile sulla nave, sulla confine degli astri, ma nulla di pericoloso. No, intendevo più specificatamente, c'è anche dell'equipaggiamento imperiale, giusto? Dicevi? Sì, sì, okay. Sì, se all'interno di quell'equipaggiamento imperiale ci sono datapad, archivi un datapad rotto e infranto, sì, c'è. Perfetto. Devi smanettarci un po', certo. Insomma, per rimetterlo a nuovo. Quindi inizio a smanettarci nel mentre rispondo comunque che al momento non ho raccolto informazioni o dati più preoccupanti di quelli che abbiamo già visto. Una cosa, dove ci sono impalati gli elmi della guardia? Sugli elmi, attorno, sui pali, da qualche parte delle vicinanze, c'è qualche segno rivelatore di chi potrebbe averlo fatto? Simboli, scritte, robe così. Nulla di riconducibile. Vedi che molto probabilmente sono stati infranti da degli oggetti contundenti, ma è letteralmente sparare okay. A qualcosa a 200.000 chilometri. Sì, sì, no, era più se c'erano dei simboli, robe così, quindi no. Quindi no, oltre a diciamo i segnali di pericolo che abbiamo già incontrato, non vedo ulteriori segni di minacce. Master, c'è qualcosa che può ricondurre al reggimento che è stato vittima qui? Mostrine, periodo di... Vedi delle mostrine del 37° millennio, c'è proprio scritto, e sembrano essere i mastini di un pianeta sconosciuto che ha un codice, ovviamente. Tipo raccolgo le mostrine. 27V32, una cosa così. Raccolgo le mostrine... e niente. Okay. Sono l'unica cosa che prendo extra oltre all'armamentario Eldar. In mezzo alle armi ci sono anche munizioni? Sì. Sì, sì, sì. Puoi notare alcune clip da bolter e un paio... Ah, allora, c'è una cassa di clip laser e un paio di munizioni bolter. Un paio di caricatori per bolter. Ok, roba shuriken anche, immagino. Sì, assolutamente sì. Sì, sì. Per l'Eldar c'è molta roba. Sì, però tu parlavi anche di tecnologia più antica. Quindi so che gli Eldar hanno roba più vecchia della tecnologia Shuriken. Qualsiasi cosa mi sembri di estremo valore finisce nel sacco.
prendi tutto, ci sono diversi oggetti Eldar che non riesci a riconoscere, una cosa che sembra una sorta di mega clessidra, non capisci, la prendi e dentro, dentro, via via dentro, presa e cose così. E porta via più di 10 minuti questa cosa? Sì, almeno altri 10 minuti sì. Se la vuoi fare metodicamente, sì. Sì, però voglio continuare a guardarmi intorno. Nel frattempo vorrei chiedere al signor Marin se la situazione lì è ancora tranquilla. Vedi che loro sono totalmente terrorizzati dalla tua presenza. Bene. Beh, quali sono... Insomma, voi dove siete posizionati in questo momento? Dove vivete? Qui vicino? Abitiamo nel sottosuolo, il luogo più sicuro. Qui ogni tanto viene straziato dai cacciatori e noi ce ne teniamo molto a distanza. Anzi, mi colpisce... Vedi che parla un gotico molto strano, eh? E mi colpisce come non mi abbiano ancora attaccato. Perché erano qui fino a poco tempo fa? Loro, la zona della steppa è loro, la comandano loro, noi abitiamo nel sottosuolo appunto perché rapiscono e portano via. Ah, abitiamo, quindi sono qui in zona. L'arca. L'arca? La nostra casa. Si chiama Arca la vostra casa o c'è qualcosa di... L'abbiamo sempre chiamata così. Come mai? È la nostra casa, mio signore. E questi razziatori, sai indicarmi più o meno dove vivono? Si muovono costantemente e abitano nella zona, nel quadrante, ti indica un quadrante stavolta a sud-est, quindi dall'altra parte. Opposto rispetto a dove siamo andati noi? Sì. Ok, perfetto. Però intanto loro sentono queste informazioni. Hanno dei mezzi potentissimi e noi non riusciamo a competere con loro. Immagino. Bene. Edward, cosa vuoi fare con queste persone? Faremo qualche altra domanda su com'è la situazione qui. Ci sono altre persone, anzi, altre creature, oltre ai Drukhari. Esatto, sì. E mi chiedo fino a che punto questa gente abbia fatto amicizia con gli altri. E quanti altri siano. Ci sono anche degli orchi in zona, chiedo a questi tizi qui... Li hanno visti? I mangiatori di carne, sì, sì. Sì, quelli che intende. Sono grossi, verdi e molto arrabbiati. Decisamente. Non ci sono altre creature? Il colosso... Questo luogo è tremendamente misterioso e noi ci teniamo bene alla larga da scendere o salire troppo. Giusto. Tebaldus, chiedi al nostro amico di cosa si cibano. Come vivete qua? Cosa mangiate? Cosa cacciate? I vecchi impianti di generazione sono ancora attivi all'interno della nostra casa. Ah. Sussurro nel microfono. Gli stessi impianti dove abitano i loro razziatori? Anche che, scusa, gli stessi impianti. Cioè, l'età dice che sono quelli... Se siamo stati in un posto dove c'era chiara presenza di Drukhari e c'erano impianti, ora, sì. Magari ce ne sono altri che non sono stati presi dai Drukhari, ma dubito che dei razziatori Drukhari abbiano paura di quattro straccioni. No, infatti. Magari sono più di quattro, però. Sarebbe esatto. Il caso di sapere quanti sono e dove sono. Dovremmo farci condurre nel loro accampamento, dubito che rappresentino una eventuale minaccia, comunque, ma tutto può essere. Molte zanzare possono uccidere un ogre. Per carità, ho visto una volta un Bulgrim ucciso con degli insetti, ma detto questo, mi rimetto al tuo giudizio. Torniamo indietro, ragazzi. Io vi consiglio di venire qua e capire insieme cosa fare. Probabilmente andare a vedere dove stanno queste persone può essere una soluzione. Non credo che siamo di fronte a un'imboscata. Però siamo in un territorio ostile, non abbiamo nessuna intelligence. Mentre mi avvio di nuovo all'uscita spalancata prima precedentemente dallo Space Marine, cerco con lo sguardo l'Eldar. E visto che mi ero completamente disinteressato del possibile lato ritualistico della zona, chiedo in che condizioni fossero le gemme che ha trovato. Molto buone.
molto molto buono. C'era ancora un'anima dentro? In una delle due sì. Ma lei me lo dice subito così? Sto dicendo a Coranis, non... Devo ancora guardarle bene, ma almeno una mi sembra intatta. E non ti sembrava ci stessero facendo nulla di strano? Sembravano tutte bene in ordine. Sì, è strano, infatti ho sospettato una trappola, ma non ho visto nulla, quindi nella fretta ho fatto quello che hai fatto tu. Prendere prima e pensare dopo. Silenzia un attimo il comunicatore per il Marine, solo perché non voglio suonare troppo blasfemo. E in un secondo dico: non sono molto religioso, ma ho come l'impressione che più che una trappola qui ci potevamo trovare davanti a un rituale. Possibile. Tutto sembrava catalogato fin troppo bene. E credo che non si fossero davvero interessati alle armi, le hanno soltanto messe da parte. È solo un'impressione. Torniamo indietro, ragazzi. Siamo stati qui fin troppo a lungo. Vi muovete rapidamente, dopo una decina di minuti arrivate. Vi ritrovate davanti a questi straccioni che stanno lì, ovviamente quasi chini, davanti al Marine. Che non chiamano Marine perché non sanno che cos'è. In qualche modo terrorizzati. Edor, lascio a te le a parlare, forse la tua natura umana riuscirà a entrare più in connessione con loro. Come sembrano reagire alla nostra presenza? Ovviamente quando vedono l'Eldar si terrorizzi, proprio senti proprio oh no. Ah, questi non distinguono i colori, bene. Salve a voi, cittadini. Dove abitate, di bello? Abitiamo all'Arca. Noi la chiamiamo la Forra. La Forra degli Spezzati. Arca per gli ospiti. Però quando il mio amico vi ha chiesto dove abitavate, avete detto che l'avete sempre chiamata solo l'Arca. È quello che ci dice il nostro capo, il nostro re. Ah, il vostro re. Al mio amico non piacciono le persone che mentono. E il mio amico riconosce un solo re. L'imperatore dell'umanità, giusto? E anche tu, Edward, giusto? Assolutamente, l'imperatore protetto. Si mettono lì e chinati e dicono perdonateci, vi prego, non sappiamo come gestire queste cose. Le emozioni, certo. Quanti siete? Noi o i nostri concittadini? Quanti siete nella vostra enclave? Qualche migliaio, non saprei dirvi esattamente. Certo che qua non vi annoiate, eh? Carne per drucari. Esattamente. Quelli come la mia amica qui, li avete già visti, giusto? Lei però non vi farà le stesse cose, forse. Sì. In che rapporti siete con loro? Pessimi. Attenzione, perché se menti, al mio amico non piacciono le persone che mentono. Non mi permetterei mai. Non ti permetteresti mai di essere scoperto, immagino. Sta annuendo? Sì, vedi che lui l'innocenza non prova nulla, d'altronde. Già. Amico, fai un passo avanti. Sembra essere il capo del gruppo? Sì. Uh-huh. Ha questi capelli neri tirati all'indietro e questo bulbo uh-huh. che gli spunta dallo zigolo. Uh-huh. Si sta molto bene da queste parti, amico. Fammi una cortesia. Togliti un attimo quegli stracci e fa vedere il fisico di uno dell'arca. Vedi che si toglie gli stracci. Noti delle mutazioni molto, molto, molto preponderanti. E... Cerco segni. No, non ce n'è. Noi siamo semplici esploratori. Gli altri non si muovono. Esploratori? Sì, siamo incursori,
vedi che parla un gotico molto stentato. Sembra usare la parola incursori con cognizione di causa, o la sta dicendo perché... No, con cognizione di causa, sì. Ah, come sono armati questi poveracci? Pistole a proiettili solidi e armi primitive. Sono del mestiere questi. Comunque, credo che al Marine faccia schifo vederli, visto che sono pure mutati e tutto il resto. Hai parlato di un re? Come si chiama il vostro re? K-Crush. Prego? K-Crush. K-Crush. È il re dei rotti. Ah, sì? Non mi sembra un nome gotico, K-Crush. Fatemi una prova di insight, tutti. Insight arriva. DN alta, ragazzi, DN4, Ah, ok. E allora... Ho tirato, però non vedo i miei risultati. Ok, Edward Vandergyle, ok. Avete fallito tutti tranne te, Edward. Ah. Il re dei rotti. Sì, ma no. In che senso? Sì, loro seguono qualcuno che è il re dei rotti, ma quando dice il re dei rotti vedi che ha uno spasmo tipo corporeo. Io ti giuro, sto pensando a quei casi umani degli Eldar Oscuri, quelli tutti rappezzati, rincoglioniti. Com'è che si chiamano? No, sono umani, Angelo. Puoi stare tra sereno. Ho capito, ma gli Eldar Oscuri giocano con casi umani così, ma ci fanno cose. Non... Ma mi sembrava anche preoccupato nel parlarne? Sì, assolutamente sì. Ok. Mi giro verso la Startes. Tebaldus. Dimmi. Che dici? Potrebbe essere il caso di incontrare un re? Sicuramente incontreremo qualcuno. Se sarà un re o meno, sarà la legge dell'imperatore a deciderlo. Non mancare di applicarla, immagino. E non mancherai di applicarla, immagino. Solo nella morte il servizio finisce. Corinus, mi fai un tiro di tech sul datapad? Solito DN3? Sì, no, DN5. DN5. È così messo male. Eh sì, ha proprio un foro di sopra. È un mangianastri, non è un dato. Esatto. perfetto. Riesci a mettere in contatto con lo spirito macchina? Riesci a capire e comprendere quello che ha vissuto e visto lo spirito macchina del datapad? E ovviamente una stringa di codice fluttuante in mezzo al vuoto. Ma escono fuori tre parole. Esce fuori la parola arca, esce fuori la parola uomini, e poi escono fuori tre lettere. Anzi, esce fuori una parola e tre lettere. Probabile presenza di STC. Acronimo sta per... Che cos'è un STC, Paolo? Tu lo sai che cos'è un STC? Sì, gli STC sono delle specie di... chiamiamoli... è come se fossero dei blueprint, dei progetti con cui... che possono essere qualsiasi cosa, da un cacciavite a un titano, nave, qualsiasi cosa. E sono di fatto la risorsa più preziosa dell'universo per gli Adeptus Mechanicus, perché sono, secondo il culto del Mechanicus, sono la base da cui deriva tutta la conoscenza. Quindi trovare un STC è come trovare una pagina della Bibbia scritta da Gesù. Scritta a mano da Gesù, esatto. Diario di bordo del palestinese. Taglia questa, Federico, questa taglia. Però è una cosa di cui noi non siamo a corrente, l'ha scoperta soltanto lui. L'ha scoperta lui perché si è messo in contatto con il... Per ora decido di non rivelarla. Beh, amici, che ne dite di condurci dal vostro re? E giusto per curiosità, come ti chiami tu? Quello che si sta rivestendo, spero. Gli chiedo, ce l'hai un nome? Io mi chiamo Null. Ti chiami Nulla? Null. Null. Con la K è muta, come Django. Ok. Li avete i Lost Ick qui, Nulla?
Non so cosa siano. Cazzo. Cazzo. Lasciateci la nave. Strada, immagino che ci stia guidando, no? Da qualche parte. Vedi che lui vi dice: posso fare strada. Se... Ah, il resto dei disperati come sembra essere? Guardingo, uguali a lui, terrorizzati dal mega Space Marine e robe varie. Ah, io mi assicuro che camminino davanti al Marine. Ok. E oltre a questo, strada facendo, affabilmente mi avvicino a Null e chiedo: ma non c'era un reggimento, qualcuno della guardia da queste parti? Abbiamo delle guardie, ma non sono un reggimento da quello che so. Ah. Raccontami di più di queste guardie. Sono i nostri protettori. Fammi un tiro di insight. Facciamo tutti, tanto lo sentiamo. Sì. Anche perché di certo non lo dico a bassa voce. Esatto. Vai. Dai, faccio una prova anch'io. Ok. Io, nel mio cervello si è generata l'immagine di World Bearers. Anzi, di guardie traditori dei World Bearers che tengono tutto il circolo, qua il circo di casi umani. Sembra essere sincero. Ah, su serio? Protettori? Sì. Protettori. Tutto questo con lui che sembra essere la prima volta che vede una Astartes. Sì, assolutamente sì. Però dovrebbe riconoscerla l'Aquila Imperiale e il nostro amico ce l'ha bella grande sul petto. Non sembrano essere... non sembrano riconoscere l'impero. Cioè proprio questo è un problema. È un grosso problema. Cioè... Perché io sarò un paraculo, però ho scelto da che parte stare. Certo, ovvio. Sto dalla parte di quelli con i soldi e loro non ne hanno. La cosa mi preoccupa e indico l'armatura dello Space Marine alle mie spalle stavolta e dico: quindi questo simbolo non lo vedete tanto spesso da queste parti, È inciso sulle antiche paratie. Però le vostre guardie non ce l'hanno. E mai visto nessun altro che lo indossava? Nei cunicoli alcuni scheletri indossano quei paramenti, ma noi siamo gente semplice. Fammi un tiro di insight. Fatemi dire un tiro di insight. Dai che questo le minchiate le so tirare. Dai. Mentre camminiamo con la gente semplice, gli chiedo: per caso l'hai visto anche su delle grosse statue di metallo? Sì. Dopo ci andiamo a fare un giro. Ok. Angelo, Edward, c'è qualcosa che non va. Ma lo sospettavo da prima che c'era qualcosa che non va. Però mi sembra qualcosa che non va nel senso che mi pare che ci stiano conducendo in un posto scomodo o altro? No, non verso un posto, verso la loro casa, ma sicuramente la loro casa ha qualcosa che non va. Ok, mi sa da trappola. Potrebbe essere, sì, puoi tranquillamente supporlo. Si percepiscono tracce di calore particolari vedendo con le... Quindi l'Auspex, a parte voi, l'Auspex avrà un raggio di quanto? 100 metri? Così? Sì. No, siete ancora lontanucci. Ok. Assumo un comportamento da persona per bene. Guardo il gruppo di casi umani, a occhio mi sembra di vedere qualcuno che sembra tenere a qualcun altro? Sì, sicuramente. Ah, sì? Ci sono anche dei giovani? Sì, un paio sono molto giovani. Ok, perché c'è un altro capitolo di Marine che ha dei comportamenti come quello che ti vado a illustrare. Ci sono dei giovani, ci sono anche delle donne? No, sono tutti uomini. E sessisti. Prendo uno dei giovani sotto la mia ala protettiva e gli dico, così, en passant, che se ci stanno portando in un posto dove può succederci qualcosa di brutto, lui è il primo a cui faccio saltare un braccio. Vedi che il terrore lo prende. Fammi un tiro di intimidazione. Ah, il braccio, perché deve vederlo il danno che fa. Ok. Intimidazione e roll. Ok. Due successi. Vedi che lui ti guarda e ti fa: non è una trappola, ti prego.
Ti prego, per favore, non vogliamo farvi del male. Allora non è niente da temere, no? A me non piace sprecare proiettili. Lo prendi sotto braccio e loro vi scortano sempre più in profondità. Verso... Comunque nel caso non sprecheremmo proiettili. Esatto, tu li metti la mano sopra e lo schiacci. Così. mi piace Lorenzo, è così serafico. Appropriato. Iniziate a muovervi sempre di più, fino ad arrivare all'imboccatura di un immenso cratere che vi porta nell'oscurità dei tunnel. I tunnel. Oh, ma calma, c'è un immenso cratere e noi dobbiamo scendere là sotto. Sì, sì. Perché loro abitano in sta cloaca, giusto? Uh-huh. Lei ha gli occhi meglio di tutti noi. Uh-huh. Sì, se qualcuno ci sta. Aspetta, come posso parlare in modo da non essere capito da loro? Questi parlano un gotico di merda. C'è qualche linguaggio che abbiamo? L'alto gotico. Perfetto. E l'Eldar lo capisce? Però puoi provare. Ok, mi rivolgo a un segno, forse, proprio fare qualche gesto con le mani. Non lo so. In 30 anni avremo stabilito un codice di qualche tipo. E che in Martelli c'è il linguaggio da battaglia che è universale, puoi usare anche i gesti. Però se abbiamo qualcosa di simile, io mi rivolgerei all'Eldar chiedendole in primis: ci ha seguito qualcuno mentre venivamo qua? E in secondo luogo, di tenere d'occhio le retrovie, perché qua è chiaro che adesso cercheranno di far valere il numero. Intanto guardo se qualcuno ci ha seguito. Ok. No, non sembra che vi abbiano seguito. No, non sembra. In tutto questo, il maestro del vuoto dove è rimasto? Sulla nave, vedi che lui ha detto: io qui non lo mollo. Anche perché se voi tornate correndo, io accendo e andiamo via. La nave ha armamenti, vero? Sì, ha un bel paio di di autocannoni e un paio di bolter sulle fiancate. Pronti a però fare. Niente di fino da distanza, vero? Mm. Peccato. Vabbè. Sulla nave abbiamo anche gente in numero che può combattere, no? Sì, 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 sì. E sono sempre in contatto con noi. Dal vox della nave, della navicella Aquila. Io per non saperne leggere né scrivere dico già che sai mai può essere che c'è una festa. Vediamo. Esatto, sai mai. Vedi, sì signore, siamo pronti ad aprire la torta. Sì, e ovviamente di sprecare meno roba costosa possibile, perché tanto sono tutti straccioni qua. Potete anche lanciargli i sassi. A parte... Sganciate delle enormi pietre. Mettete a bollire l'olio. No, scherzi a parte, direi che con molta circospezione seguiamo i casi umani. In effetti, mentre avanzo penso, maledetta passione per le armi e per la curiosità, no? Ma io sto entrando in sta cloaca a cielo aperto, solo perché penso che questi abbiano qualcosa di gran valore e non sappiano di avere il culo su magari un titano o chissà cos'altro. Scendete nel buio, mentre loro ovviamente quello che tu tieni per un braccio è terrorizzato da te, Edward. Attivo l'occhio predatore. Ok, accendete tutti i vostri sistemi per muovervi nell'oscurità e vi ritrovate in quella che sembra un ex nave cargo, completamente scavata da tutto quello che ci poteva essere di utile. Capite che è una delle vie principali con cui si entra nel fondo del sottosuolo. E lì per te, Corinus, è il momento della gioia. Siete appunto in una nave imperiale in rovina che è messa così, non è, è in obliquo verso il basso, e vedete che siete costretti a una sorta di gincana per scendere, a fare uno slalom, no? A scendere dei gradini, muovervi su delle statue devastate dove è cresciuta della vegetazione. Mi memorizzo tutte le strade che stiamo facendo. Ok. Cerco graffiti e simboli. Simboli ci sono. Simboli di natura xeno, probabilmente. Xeno Drukhari, quindi capisci che questa qui è una via che prendono entrambi gli schieramenti. Ma io la vedo brutta sta cosa. È sempre brutta con me, Angelo. Giocando con me devi imparare. Che con me non si vince mai, si perde piano al massimo. E continuate a muovere, scendendo nelle viscere del colosso spaziale.
scendete, vi muovete nel buio, nell'oscurità, mettendo i piedi nei liquami. E quando arrivate... Dimmi. Dico al ragazzo per tranquillizzarlo, bella casa vostra. Casa. La dobbiamo difendere. Immagino che siano gli orchi che cercano di rubartene. E mentre continuate a muovervi, scendendo nell'oscurità, sempre più a fondo, sempre cercando di fare il meno rumore possibile, arrivate davanti a una porta blindata che il capo sembra dire: posso aprirla? Certo, nessun problema. Porta blindata di fattura imperiale. Sì. Vedi che esce un attrezzo rudimentale, lo inserisce all'interno di quella che è una toppa e la porta inizia a aprirsi piano piano. Quando si apre, una folata di vento putrido vi colpisce, odore di carne pura vi repelle. Prego. Lucca Games. Padiglione Carducci. Questo odore di Carducci. Se potessi vi dare ispirazione. Quando vi muovete, vi ritrovate in una zona più o meno pianeggiante, con il terreno in qualche modo appianato. Vedete che vi muovete sempre su delle lamiere, ma che sono state messe lì ad hoc per facilitare il passaggio. Come nell'illustrazione. Lui vi dice: vi prego, non uccidete i nostri cari, vi prego. E il tuo Auspex, Corinus, inizia a brillare. Tebaldus inizia a brillare. E anche quello di Corinus, ovviamente. Materia organica. Si riesce a capire di che natura o se invece ci sono una materia organica? Vedi le palline di Alien. Ok. Perfetto. Sta avvicinando gente, probabilmente. Sono almeno 5. Dalla struttura della porta blindata e di quello che vedo attorno a me, riesco a capire in che tipo di struttura imperiale ci potremmo trovare. Siete in una vecchia arca meccanica. Ah. Beh, io preparo il bolter. Vedete? Non uccidete i nostri cari, vi prego! Non uccidete i nostri cari! Vi prego! Io non dico assolutamente niente. Non e quando la luce... La luce taglia le figure che entrano nel vostro campo visivo. Li potete vedere. Vediamoli. Oh! Stiamo scherzando? Vabbè, giusto. Apriamo il fuoco, cazzo! Li vedete... Per morire. Li vedete spuntare. Ovviamente sono gestiler di quarta generazione, ma arrivano. Sono ibridi o sono proprio Gene Steeler? No, sono ibridi. Questa qua è l'immagine per farvi cagare un po' addosso. E questi c'hanno pure i vestiti addosso? Sì. Vedete che loro non sono Gene Steeler, però. Questo Hulk è un Tomorrowland dell'Araxexeno? Cioè, è passato già, fuori un'armatura già, Crisis già, e così abbiamo fatto il cappotto. Già. Hai detto che sono 5? Sì. Non è un numero sufficiente per fermare la giustizia dell'imperatore? Ok, va bene. E dicendo questo da una pacca sullo spallaccio del Blood Angel. No, in realtà dicendo questo mi verrebbe voglia di far saltare la testa al ragazzo e poi aprire il fuoco. Però questo è un pesce piccolo, può tornare utile dopo. Poi non lo sanno che hanno commesso una gravissima eresia, credo che non ne sia neanche. Infatti adesso apriamo io direi che apriamo il fuoco. Io non penso neanche, cioè non c'è alcun tipo non di... Non è un'opzione. No, non c'è alcun tipo di riflessione in me. Devo aprirsi le porte e sparo. Siamo d'accordo. Qualcuno non è d'accordo sul fare una carneficina? Non conferisco nessun valore alla vita organica. Che bella frase. Potete fare quello che vi pare.
Vorrei sentirla a messa se solo ci andassi. Comunque. Devi andare a una messa dell'Adeptus Mechanicus. Del culto Mechanicus. Direi. È che non voglio che sfuggano i ratti che ci stiamo portando appresso, perché dopo dovranno dare più informazioni, perché non mi è piaciuta questa mossa. Anche perché secondo me loro sono davvero in buona fede. Certo, è palese. Quindi... ma la buona fede non prova niente. Ascolta, riesco, Master, a prendere così di testa il ragazzo per tenerlo fermo, buono, mentre apro il fuoco con l'altra mano? Ci sta, puoi farlo. Grazie. Allora, come funziona l'iniziativa in Brat & Glory? L'iniziativa in Brat & Glory funziona che agiscono. Agite voi, agiscono loro, agite voi, agiscono loro. Decidete voi chi agisce per primo, ovviamente, e quindi in qualche modo vi garantisce la massima organizzazione della cosa. Decidete chi agisce per primo tra di voi. Ovviamente loro... Permette, Baldus aveva l'occhio sul grilletto da inizio avventura. Cioè... Ok. Beh, ovviamente... Quindi, tra l'altro, ora... loro, scusate, nel momento in cui ci vedono, non è che reagiscono... pacificamente, cioè nascondendosi, si attaccano, okay. Stanno caricando pure. Sì. Io pensavo che fossero lì, salve, chi abbiamo qui, mettiamo un caffè, invece no. Cioè, capì, questi nemmeno, cioè, proprio del tutto non integrati nella società imperiale. Comunque, prego. Neanche fanno finta, dici? Sì, esatto. Allora, cazzo. Tocca a te, Tebaldus, cosa fai? Immagino che ora non so onestamente quanto io possa sparare con una raffica di bolter cercando di colpire con precisione, allora, soprattutto i bersagli più, che ovviamente sono l'obiettivo principale, che sono ovviamente i genestealer, insomma, comunque sì, questa specie di mezzi genestealer. Non so se ora il bolt gun spara con una raffica, immagino. Sì, spara con una raffica, ma allora puoi praticamente utilizzare due azioni, puoi fare più azioni durante il tuo turno. Puoi fare un'azione colpendo solo uno e tirerai la tua azione di mira e sparerai e farai il danno su quello. Oppure puoi sparare su più bersagli, ma avrai un più +2 alla difficoltà per colpirli entrambi. Quindi comunque due bersagli. Sì, fondamentalmente puoi fare più azioni, ma ogni volta si alza di 2 fondamentalmente la tua difficoltà. A che distanza sono io? Una ventina di metri verso di voi. Quindi per me è una distanza breve, diciamo, da coprire. Sì. Ho qualcuno davanti, a parte, cioè no, io ero davanti a loro. Sì, hai davanti loro, a parte quello che viene tenuto da Edward. Ok, quindi non ho nessuno davanti io delle persone che devo difendere. No, assolutamente. Ok. No, sto pensando se... Vabbè, cominciamo sparando, va? Poi eventualmente vedremo se è il caso di attivare altre abilità. No, direi che prova a buttarne giù almeno 2. Vai di, spari. Quindi devo premere sul bolt gun? Sul bolt gun, no. Sì. Ok. Quindi... No, rapid fire devo fare, no? No, clicca sul bolt gun tranquillamente e rolla. E rollo. Tirami un altro... Serie. Mamma mia. Ok, tirami danni per entrambi, ma di uno tiramelo critico. Perfetto. Comunque, ragazzi, io non vedo mai i tiri di dado. No, guarda, vai nella chat, è a sinistra. Cioè, ci sono due balloon sulla sinistra, sì. Su Foundry. Ma è andato molto bene. Ok. Allora. Ferocious uno viene preso e lo devasti, lo apri in due. L'altro, tirami, l'hai tirato due volte, sì? Sì, tirato anche l'altro. Perfetto. L'altro viene ferito, ma continua a correre. Ok, vedi che esplode in una marea di cose. L'altro viene fortemente ferito. Ok. Non ho più azioni, giusto? Ne ho due azioni. No, basta. Okay. Perché me lo dai che ha già agito. Ok. Tocca a loro, che ovviamente si avvicinano, ma il loro movimento non è abbastanza per arrivarvi in mischia addosso, quindi... Va bene. Chi tocca di voi? Chi preferisce? Cioè, ho anch'io una pistola Bolt, sì, però sì. Immagino... Cioè, non so come sono equipaggiati il Tecnoprete e l'Eldar. Beh, l'Eldar forse... C'ho il fucile lungo. Ok. Spara. Se vuoi puoi prenderti l'azione, puoi non muoverti, prenderti l'azione di mira, dato il tuo talento, e fare
più due di danni al colpire. Perché come funziona? Per chi non avesse capacità di mistichezza con Blood and Glory, voi avete un danno fisso dell'arma e degli extra dice. Gli extra dice sono dei dadi che, se rollati, se fanno 3 o 4 o più, vi aggiungono un danno aggiuntivo. Chiaro? Quindi per il bolter fa 10 danni più un dado extra. A parte il critico di Tebaldus, sul secondo tiro lui non ha fatto quel danno extra. Chiaro? Sì. Ok. Tiri, prego, se vuole si può prendere l'azione di mira. Ma se invece mi cercassi una copertura? Può farlo, sì. Con quell'azione di... Prego. Allora sì, mi cerco una copertura. Ti metti dietro delle rovine? E sparo col fucile. Spari a quello ferito da Tebaldus? Ma sì. Vadi. La Madonna. Semplicemente vedete la Ranger alzare il fucile. Piu, e quello lì che stava correndo è che è come un fantoccio, per terra, finito, morto. Ok, tocca a loro, che stavolta si avvicinano e... Non finiamo di sparare noi? No, deve sparare un turno l'uno. Ok. A meno che lui non voglia sparare a un altro, però dovremmo contare 2 DN in più, ma questo qua l'hai comunque ammazzato. Posso farlo? Sì! Allora, perché no? Che fai, te ne prendi? Perché non farlo? Cioè. Sì. E lo hai colpito di nuovo. Tirami il danno, ma tirami anche la complicazione. Okay, sono malissimo. Madonna mia. Ok. Vedi che non puoi muoverti perché il tuo fucile ha un rinculo che ti sbilancia in qualche modo per il prossimo turno, ma sei nelle retrovie, quindi non conta niente. Mm-hmm. E un altro, come un fantoccio, crolla morto per terra con il cervello esploso, fondamentalmente. Ok. Ne sono rimasti 2, di cui uno di questi si lancia su Tebaldus e con il suo artiglio tenta di colpirlo. E fallisce. E vedi proprio che non riesce a ghermirti e tocca o a Edward o a Corinus. Sono tutti già addosso a noi? Sì, praticamente sì. Sì. Non sprecherò proiettili della mia Bolt Pistol. Vado con l'ascia energia e... C'è qualcuno... Beh, Tebaldus non mi sembra assolutamente in pericolo. Però Emilio sì. Cioè, non so perché, ma me lo immagino più... Beh, sì. Ho questa cosa che i tecnopreti, secondo me, sono un po' più da difendere. Vado praticamente davanti a lui, trascinandomi come un sacco di patate il ragazzo sotto l'ascella. Mm-hmm. E con il braccio libero prendo l'ascia energia e io di mio mirerei alla faccia, però... Allora quindi vai in corpo a corpo con uno e tenti di ghermirlo. Sì. Vai. Allora, aspetta, combat, power axe, eccola qua. Roll. Okay. Cesso 2, fallimento 2. Non è abbastanza per colpirlo. Allora, iniziamo a spiegarvi la dinamica dei punti gloria e dei punti ira. I punti gloria sono dei punti che avete di gruppo che vi permettono, essendo spesi, di aumentare di 1 la vostra riserva di dadi. I punti ira, se volete, sono dei punti che avete singolarmente, che possono essere spesi per ritirare i fallimenti dei vostri dadi. Quindi, Angelo, se tu vuoi colpirlo, spendendo un punto ira, puoi ritirare i 2 dadi su cui non è fatto successo. Li recupero durante la giocata? Da una giocata a giocata ne guadagnate 1 ogni sessione di questi, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Boh. Va bene. Io sono dell'idea che la miglior difesa è l'attacco, quindi lo spendo. Adi, allora mi tiri 2 D6, semplicemente in basso, se vede, c'ha tutti i dadi. Li vedo. Clicca 2 volte sul D6 e poi metti roll. Fatto. Ok, hai fatto un successo che è abbastanza per colpirlo, e quindi tirami il danno della Power Axe. Allora, aspetta. Dov'è che vado per il danno? Perdona. Qua, aspetta un attimo. Perché mi sta rompendo le palle? Allora, ok, sono 8 danni e poi mi tiri 5 di 6. Quindi clicca sempre 5 di 6 in basso e me li rolli, per favore. Aspetta, ne ho messi 6. Eccolo qua. Com'è che faccio a cancellarli? Tasto destro. Ok, ti ringrazio. Togliamo anche il meno 1.
5 di 6. Ok, hai fatto per l'esattezza due successi, quindi sono 10 danni. Prendi uno e praticamente lo colpisci facendolo sanguinare, ma non è abbastanza per ucciderlo. Se vuoi, okay, alzando di 2 l'ADN, puoi farmi un secondo colpo con l'ascia. Perché no? Vadi, tiri. Occhio che lei tira pochi da... E l'ha colpito. Lo ha colpito. Tirami il danno. Fantastico. Stavi dicendo, Nino, scusa. No, niente. No, ho sentito occhio, ma la violenza chiama. Ok, e Angelo lo decapiti senza pietà alcuna. Senza pietà alcuna, mozzandogli la testa di netto. Nessuno mi rovina Emilio. Ne è rimasto l'ultimo, che appunto mira Emilio. Però vedete, no, che estrae una pistola e tenta di colpirlo. E non ce la fa, lo manca. Ma che cazzo, ragazzi, però, Dio mio. Tocca al nostro caro Emilio, che o meglio Corinus, non capisco perché gli abbiamo dato Emilio. Quello che mi ha sparato è comunque a distanza raggiungibile. Quindi puoi arrivare, gli puoi tirare una smanata. Perfetto. Allora, vedete Corinus che si avvicina e dal mantello esce un braccio bionico molto più grosso di quello di un normale essere umano, che brandisce un'ascia che... Come? Pervertito, dicono. Da cui fa la sua apparizione una mazza a energia che ronza di energia pulsante che si abbatte sulla testa del Gene Stealer che ha provato a sparare. Vai. Io lascio DN3 come... Sì, perché la DN è 3, hanno 3 di difesa. Colpito, tirami il danno. 14. Bam splat. Vedete che la sua mazza si riempie di energia e splat. L'accolito muore distrutto dal colpo di ascia del tecnoprete. Mazza, perdonami. Acchiappa il Gene Stealer. Non avrei mai avuto problemi. Vedete che il tecnoprete praticamente è uscito un braccio che è tipo quello di Ronnie Coleman nascosto sotto... Però completamente di metallo. Lo rinfodera dentro la sua cosa. Vedete che loro sono terrorizzati. Vi prego, non fatelo, non uccideteci, vi prego. Io onestamente... Direi che è un po' troppo tardi per non ucciderli. E io onestamente... No, Paolo, è che ci sono dei discorsi che non vorrei fare ad alta voce davanti a questi, però il mio pensiero adesso è chi di loro sarà... Uno tenta di scappare comunque. Ma io c'ho sotto il braccio ancora il topo. Sì, quindi... sì, ma non è lui, là un altro dei quattro tenta di la fuga. Proprio. Beh, lo faccio 3 passi e lo prendo. Lo acchiappi. Lo prendo per la testa e lo tengo in alto così, e intanto tiro fuori il coltello. E dico, Edward, scegli quello che vuoi che rimanga in vita. Mi stavo anch'io chiedendo chi di loro potrebbe essere più fortunato. Beh, potrebbe essere proprio il nostro amico corridore, no? No! La scelta è tua. Io sono un attimino preso anche dalla frenesia in questo momento, quindi... Cioè, ho visto... Master, vorrei essere consapevole, o per meglio dire aware, della situazione. Bella, mi piace. No, e fra tutti i disperati che sono rimasti qua, soltanto uno ha cercato di scappare. Sì, gli altri sono completamente terrorizzati, anche ma perché... Sono scarsi. E degli ibridi non è sopravvissuto nessuno. Tutti morti. Perfetto. Mi trascino presso il ragazzo. Vado sotto a Tebaldus, e guardo il tizio che sta tenendo tipo marionetta in mano. Lo osservo. Sembrava, secondo me, è meno spaventato degli altri se ha avuto il coraggio di scappare. Sì. Piacciono i coraggiosi. Sì. Bene. Detto questo, direi... Beh, la buona notizia è che tu sopravvivi. La cattiva notizia è che avrai sul gruppone le loro vite. Li sciottate tutti senza pietà? Beh, al tecnoprete non gliene frega un cazzo. A lui, al Marine, questa roba non dovrebbe già vivere. E no, dubito infatti, per me siamo già oltre il consentito.
la brutalità. Io devo fare bella figura, ragazzi miei, io servo l'Imperium, il capo prima di tutto, e all'Eldar, beh, dubito che abbia molto amore materno per dei cazzo di mutanti. Il problema è che questi mutanti avevano delle mutazioni che non immediatamente erano riconducibili al caos, ma adesso abbiamo capito a cosa possono essere riconducibili. E vogliamo davvero avanzare qui dentro? Qui non deve sopravvivere gente che vada ad avvisarli. Quindi è chiaro che il nostro amico qui... Faccio un sorrisetto perché non voglio dire ad alta voce quando avrà esaurito le cose utili da dire deve morire pure lui. Però l'idea è che qui sotto avranno o un patriarca... come minimo, se no non puoi figliare le generazioni. Minimo. Oppure hanno un pure strain, come cazzo si chiama? Quelli che fanno la figliata che sono puri, tipo. Gene puro, sì, non mi ricordo come si chiama. Lei non è aware di cosa stiamo dicendo. Comunque, Master, mi faccia un test di awareness. Comunque, a parte ste cazzate, io farei mattanza di questi in maniera molto silenziosa perché non voglio fare più casino di quanto non è stato già fatto. Ma infatti, ho un coltello. Sì, e io vado con l'ascia. Ok, partiamo da ragazzi. Mi aprite brutalmente in due tutti, senza pietà alcuna. Ah, che gli abbiamo fatto un favore. Cazzo volevano diventare quelle cose. Ma tutti tranne uno o sono morti tutti? Tutti no, tranne uno, tranne quello appeso. Tranne quello appeso, che almeno si guarda anche la scena. Vedete che c'è l'inizio. No. Per me è importante che quello appeso, voglio rincuorarlo, deve pensare che ha una chance. Ok, sì, va bene. Vorrei essere sicuro che i miei amici sappiano che non c'è questa opzione. Ok, sì. Amici, compagni di gruppo, vogliamo. Tanto basta che mi parli in alto gotico. È cristallino. Ma non mi fido più di questa gente. Ok. Lo guardo e gli faccio... Ne avete tanti di ragazzi qui. Giovani, intendo. Hanno ucciso tutti quelli che potevano combattere e ci obbligano a portargli cibo. Siete dei mostri. Chi è che vi obbliga a portargli cibo? Loro. Noi eravamo qui tranquilli. Sì. Il nostro re Crash era qui prima che arrivasse quella cosa. Prima che innalzassero una ribellione. La ribellione? Sì. Fammi capire, amico. Voi avete gente come lei, e indico l'Eldar, qui fuori. E gente come quelli, e indico i cadaveri, qui sotto. E voi non avete mostrato compassione. Come? E voi non avete mostrato compassione. La compassione è il primo segno per il fallimento, direbbe un mio amico qui. Ascolta, sarebbe stato molto più dignitoso affrontarli, no? E magari morire nel mezzo. Non tutti hanno le vostre armi e non tutti sono così coraggiosi. Esattamente, eppure siete riusciti a sopravvivere, vuol dire che a qualcosa servite. Questo mi incuriosisce. Quello che scava nella tua mente sa tutto di te. Ti si connette. Ma ci sarebbe proprio un Biogulus. Orinus si avvicina a Van der Guil e... A voce normale, perché non è un problema comunque che lo sappiano anche gli altri, dice: signore, c'è un'informazione che è necessario che lei sappia prima di continuare a fare qualsiasi cosa. Potrebbe esserci qualcosa nelle profondità di questo nascondiglio, quello che loro chiamano arca, di inestimabile valore per me, per gli Adeptus Mechanicus e per tutto l'Imperium. Sono riuscito a recuperare delle informazioni dal datapad danneggiato che ho trovato nella stanza dove siamo entrati quando siamo arrivati. Le informazioni erano poche e frammentate, ma tra i frammenti di dati che ho recuperato ho riconosciuto tre lettere che da sole sono più che sufficienti a giustificare forse un livello di rischio superiore a quello a cui eravamo preparati. Potrebbe essere presente, dovrebbe, sembrerebbe essere presente in questa, da qualche parte in questo nascondiglio, un STC. Ho gli occhi a forma di dollaro. Una roulette si accende nei tuoi occhi e ti spuntano il simbolo dei dollari.
So di cosa parla. Io lo so di cosa parla. Parla della grande fabbricatrice. Io vi ci posso portare. È vero? Io vi ci posso portare, sì, sì. Colleghi, ritenete che il wannabe cadavere qui sia degno di fiducia? No. Però non abbiamo altri modi per raggiungere questo posto. È una balla. Per essere buona deve contenere almeno un po' di verità. Corinus avvicina la faccia al tipo, tipo qua, con gli occhi elettronici che zoomano e gli si avvicinano, e dice soltanto una cosa. Informazioni. Descrivi. Oltre e oltre la zona dove noi abitiamo, possiamo aggirare quelli, e vindica i Chestiler. È un luogo dove le fabbriche sono ancora attive, dove vengono sfornati degli oggetti, dove vengono sfornati dei mostri, quelli non lo so, non ci sono mai stato. Mia madre mi ha detto di non avvicinarci, ma risparmiatemi la vita, vi prego, vi ci porterò. E oggetti? Armi, per la maggior parte. Questi mostri come sono? Grossi. Voglio sapere come sono, di metallo o di carne? Di metallo, di metallo. Di metallo. Senti un po', amico traditore, questo posto si raggiunge aggirando i Gene Stealer, quindi si può anche raggiungere dall'esterno, vero? No. Ne sei sicuro? È il nucleo di Echidna. Ah. Ha detto Echidna, eh? Tu lo sai che se veniamo attaccati sei il primo a morire, vero? Io credo di essere già morto innumerevoli volte. Questo è un buon punto di partenza. Ma scoprirai che ci sono modi di morire più lenti di altri. Come forse i vostri assalitori ti avranno fatto sentire altre volte. Beh, Tebaldus, credi che possiamo portarcelo appresso vivo per ancora un po'? O ti disturba la cosa? Se hai informazioni che ritieni utili, possiamo sempre utilizzarlo. Anche un uomo che non ha niente può comunque offrire la sua vita. Ben detto. Non mi fido di quello che dice questo bastardo, ma... Hai con te degli Xeno, quindi... Non serve sempre la fiducia per raggiungere un obiettivo. Serve la fede nell'imperatore. Anche. Soprattutto. Ecco. Da quello che ho capito, le informazioni che abbiamo ricevuto sembra che ci troviamo di fronte a un'importante risorsa per l'Imperium. Forse dovresti chiamare qualcuno per requisire questo mondo o questo spazio in maniera adeguata. E ho intenzione di mandare subito una comunicazione alla nave, in modo che se succede qualcosa di brutto qualcun altro sappia. Ok. E comunque perché vorrei evitare che succeda qualcosa di brutto anche a noi. Più di quanto già non stiamo rischiando. Grazie, Andrew. Mi hai appena giustificato il capitolo 2 e 3. L'ho fatto. Vabbè, era ovvio. Comunque, mando subito informazioni. Mi giro verso Corinus e chiedo se... correggetemi se sbaglio, se lui può inviare le informazioni che ha già ricevuto in toto alla nave, a costo di perdere del tempo. È un'operazione molto lunga e dovresti riattivare il datapad, che dopo quello che hai fatto è totalmente proprio, si è fritto. Cioè il tuo spirito macchina ha cessato di esistere. Però lui ha assimilato quei dati. Lui ha assimilato, cioè ovvio. Ci sarebbe, e quindi non può mandare una copia di quello che... Cazzo, perdendo, siamo arrivati a livello floppy disk. Perdendo un po' di tempo, sì, può farlo. Io credo che sia molto importante che queste informazioni vengano divulgate. Sono un bastardo che cerca soldi, ma sono anche un esploratore. E queste sono informazioni importanti. A parte questo, hai detto che ci sono delle forze armate sulla nostra barca, sulla confine degli astri. Sì. Ma io, per non saperne leggere né scrivere, comincerei a chiedere un dispiegamento di forze minimo per avere una copertura in caso di ritirata, e soprattutto qualcuno che venga a dare supporto, perché qua la puzza di merda sta salendo da sta fogna. Ok. Vedi che
potete mandare Magnus a chiamare quelli che volete, oppure una comunicazione tranquillamente. Vedi che le navi la nave proprio, vedi le paratie che si iniziano ad aprire e gli altri aquila che iniziano a discendere sul mondo. Sì, non da sguarnire il mezzo, eh. No, assolutamente. Solo da avere... No, non ti preoccupare, Angelo, non ti reputo un cretino, cioè, quindi io so... Io sì, mi reputo un cretino. Quindi, cioè, immagino che tu stia prendendo tutte le accortezze. L'idea è questa. Sì. Comunque... Detto questo, io vorrei lasciare parola anche agli altri, perché parlo sempre... No, detto questo, darei uno schiaffettino in faccia a Lomino e direi, beh, comincia a indicare la via. Mi raccomando, scorciatoie comode e senza troppi amici per strada, eh? Se no, hai un sacco di appendici. Sì. E proprio mentre inizi a muoverti, Luco, Ranis, tu guardi dentro l'anima... Guardi dentro la pietra che hai per un attimo, proprio senti il calore di questa cosa. E Oranis, tu puoi vedere distintamente il viso di qualcuno che soffre dentro la pietra. È un impulso nella tua mente, nella tua sensibilità, Eldar. No, non fatelo! E così finisce la prima puntata di Time to 40K 2, signori. Dai. E la mezza, direi che possiamo chiudere. Ragazzi, è stato un po' più breve, ma sapete che l'inizio è sempre un po' più contenuto. Certo. Dalla prossima si scenderà nelle profondità dello Space Hulk. Beh, direi che siamo comunque partiti col bot. Esatto. Comunque schiaffoni con i Gen Stealer subito così. Quanta roba ci avete schiaffato dentro? Infinità. Ci avete messo il delirio, bellissimo. C'è un casino dentro qualcosa. Beh, si vede. Beh, rende l'idea, però. È un colosso enorme con di tutto dentro, bello. Ragazzi, vi siete divertiti, che è la cosa principale, no? Certo. Sì, e mi ha incuriosito. Sì, esatto. Sì. Devo capire ancora come rullare bene uno Space Marine, però... Ma andate tranquilli, siete stati molto bravi. Lorenzo è una macchina di citazione. Pam, una mitragliatrice. Sì. Io mi aspettavo che il Marine mi tirasse un ceffone al minuto 2. No, c'è un voto di onore che mi lega al capitolo, quindi comunque... Ma io immagino lo Space Marine che ha... Com'è che si dice contempt in italiano? Disdegno. Sì, nel senso, un cortese sdegno, tipo sì, è umano. Okay. Sì, no, qui mantengo un minimo di distacco. Cerco sempre di restare sul distaccato, comunque, dalle emozioni in generale... Peccato non aver usato il corpo a corpo, perché insomma con i Blood Angel è sempre divertente, no? A naso non mancherà l'occasione. No, infatti. Le sessioni sono 5. L'esplorazione è appena incominciata. E ragazzi, allora, siete esperti di lore, ma voi non avete idea di che cosa ci abbiamo messo dentro sto coso. Non so perché non mi è venuto in mente il Gene Stealer, non so come mai, in questo momento non ci ho pensato. A me ha colpito molto positivamente il fatto che non ho percepito alcun tipo di direzione immediata. Nel senso che dove ti giri c'è merda, e noi effettivamente non eravamo condotti, potevamo benissimo andare a spazzare in mezzo al campo degli orchi i cadaveri e a rischiare le botte. Potevamo rimanere... Dovevamo rimanere là dove siamo, andare dove c'erano le pietre a cercare altre roba. La zona Drukhari, esatto. E poi siamo scesi qui sotto, perché effettivamente penso che parlare con gli autoctoni sia il gancio più forte immediato. Però a me personalmente incuriosiva molto di più quella degli Eldar Oscuri, ma sono sicuro che ci avrebbero fatto tanto male. Non credete di aver spottato quello che potrebbe essere, perché io so già cosa state pensando, ma non è quello che pensate. A me hai preso in contropiede quando sono arrivati i Gene Stealer, perché non, ti giuro... Pensavo a qualsiasi tipo di culto, ho anche pensato a dei caotici. E anch'io, ma non ai Gene Stealer, non so perché. Proprio zero. Cioè, trovarmi davanti gli ibridi mi ha lasciato stronzo, perché... Non lo so, per esperienza mia, i culti di disperati attirano proprio il caos, quindi... Ragazzi, ma non è detto che non ci sia pure quello, tra l'altro. Tra l'altro avete fatto tutto, avete fatto la scena esplorativa, la scena investigativa, la scena sociale, la scena di combattimento, quindi...
tanta roba, un inizio memorabile, come dicevano i 300 spartani alle Termopili, è solo iniziata. Tra l'altro avete davanti altre 4 sessioni in cui io vi farò vedere l'inferno e forse vi ci farò anche tornare indietro da questo inferno. Vediamo come va. Io mi immagino già come il gruppo di cadaveri. Sì, noi saremo chiaramente trovati dopo. Esatto. Noi saremo sicuramente trovati dopo. Qualcuno raccoglierà il mio fucile e lo userà nella campagna successiva. Sopravvive la musicassetta di Emilio, quella che dove ha registrato tanta la voce. E probabilmente una gemma dell'anima. Ma forse anche no, forse secondo me sopravvive anche Coranis. Con le sue doti di fuga potrebbe andare. Nulla è scritto, come mi piace dire, nulla è scritto in qualche modo. Io sono già morto, nel senso, palesemente. Cioè. Perché? Non si sa. Perché la Space Marine è già morto. Allora, ragazzi, che dire? Questa è stata la prima sessione, spero che abbia suscitato il vostro interesse. Io, pur organizzando il tutto, io non so niente di quello che loro hanno scritto. Conosco il disegno generale, ma non conosco la questione, la storia, la trama, so che personaggi sono. Però vedere da spettatore è stato molto molto figo, mi è piaciuto tanto. Io rimarrei incuriosito, spero che abbia suscitato la stessa... curiosità, ecco, anche negli altri. Allora, ringraziamo la Lu, ringraziamo Renzo Fantoni, ringraziamo Angelo Di Chello, ringraziamo Paolo di Cousins War. Vi ricordo il Linktree con tutti i link ai vari content creator, ai loro canali, alle loro piattaforme. Assolutamente. Qua adesso comparirà nuovamente il calendario con tutte le date. Ripeto, non lo posso dire a voce perché ancora è da pianificare, ma sta qua. Lo potete vedere, sui nostri social trovate tutti gli aggiornamenti, la sessione la troverete domani ricaricata su Sama e Love Ultraman sul mio canale YouTube. E niente, allora... Andate a dare uno sguardo ad Ars Manufactoria, perché tutto questo nasce dal loro impegno e dalla loro fiducia che ci hanno dato, e ovviamente ricordatevi di andare a comprare Wrath and Glory con il codice sconto Games. A tutti quelli che hanno seguito questa prima serata va tutta la nostra gratitudine. Gratitudine, grazie per avermi ascoltato degenerare per circa 2 ore. Grazie a tutti, ragazzi. Buona serata. Arrivederci. Ciao, bravi tutti. Ti sta piacendo questo Time to 40K? Sappi che il merito è anche del nostro partner, Ars Manufactoria, il più grande store italiano di modellismo e wargames. Qualità, rapidità, affidabilità, una gamma di prodotti vastissima. E soprattutto, prezzi sempre convenienti. Potrai trovare tutto quello che riguarda Warhammer 40.000, dagli starter set alle singole miniature, dai regolamenti ai codex, persino gli elementi scenici e tutto quello che può servirti per coltivare la tua passione per questo hobby. Horus Heresy, Kill Team, Legions Imperialis, Blood Bowl, Necromunda e tutto il resto che Mamma Games Workshop produce per la gioia dei nostri portafogli. Ovviamente, Ars Manufactoria include nella sua gamma non solo Warhammer 40.000, ma potrai trovare anche i prodotti di The Old World, Age of Sigmar, Middle-earth, oltre ad una vasta selezione di molti altri wargame e boardgame. Per gli appassionati di GDR, tra l'altro, vi è anche una sezione dedicata alle miniature di Dungeons & Dragons. Spedizioni rapide, transazioni sicure, resi facili e senza stress, servizio clienti rapido ed attento. Visita il sito di Ars Manufactoria. Trovi il link in chat o con il comando punto esclamativo Ars.